approfitto di questo momento film per dire: e se facessimo una tier list sui film di Dragon Ball? Ma io non me li ricordo tutti i film di Dragon Ball. E noi li sappiamo a memoria, tra me e Angelo. Vabbè. Vogliamo fare? Si deve fare. Si deve! Obbligo. Signori, si deve? Ho visto Dragon Ball Evolution, sto male. Lo so, purtroppo c'è Dragon Ball Evolution, purtroppo, ragazzi. Esiste, non... Che devo fare? Questa tier list non andrà mai bene. Perché? Cioè, perché io e te abbiamo idee completamente diverse. E proprio per questo sarà un ottimo content. Proprio per questo sarà fantastico. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 livelli. Ma quindi facciamo come al solito, che voi siete due poli, io devo vomitare nel mezzo. Tu devi vomitare nel mezzo. Vomitare nel mezzo, ok, aspetta. Allora, sono in ordine. Li ho messi. Ma allora te li hai preparati. Un po' sì. Li ho messi in ordine cronologico. Cronologico narrativo. Sì, perché il cammino dell'eroe. Sì, l'hanno fatto 20 anni dopo. Sì, è il... E poi gli special di Dragon Ball Z li ho messi alla fine. Cammino dell'eroe è il film per festeggiare i 10 anni del brand. I 10 anni del brand dell'anime. Del 1986. 1996-1996. Oddio, quando sono nato io. Sì. Pensa. Allora, cominciamo dal primo film di Dragon Ball. Avventura super classica che ripercorre un po' tutta la storia di Dragon Ball iniziale. È una specie di reenactment della saga di Pilaf, ma è un'avventura nuova. Tutti i film. Sì, certo, tutti cercano film, di ricordare delle cose. Sono diciamo anche come perché... se fosse un universo parallelo di quello che accade nella linea canonica. Di questo ricordo il villain di questo film. Esatto. Di questi film, poi andremo ad analizzare tutto, ma ovviamente facciamo una grande premessa su questa cosa qua. I film di Dragon Ball Z venivano proiettati durante delle grandi feste, gli anime fair o quelli che poi in seguito sono diventati Jump Festa, dove praticamente Toei faceva vedere quale sarebbe stato il mood della stagione animata che stava per arrivare. Quindi questi film venivano realizzati per scopi puramente pubblicitari, venivano proiettati in anteprima agli anime fair, poi andavano al cinema. In questa serie di prodotti ludici ci sono anche degli special TV, degli special digitali e poi film che sono andati al cinema, punto e basta, che non hanno avuto altri tipi di proiezioni. Comunque questi qua sono stati in generale quasi tutti raccolti in un video, si può trovare quasi tutto in italiano tranne una sola cosa purtroppo di questo elenco, che ovviamente poi vi andremo a dire qual è. Cominciamo. Dai, primo film di Dragon Ball, avventura classica che rielabora un po' la prima storia con Pilaf. Anche se è piuttosto originale. Presentazione dei personaggi iniziali. Sì, presentazione di tutti i personaggi con dei cattivi nuovi, però. Però non, a me non piaceva tantissimo. Questo qua è molto più debole del secondo, secondo me. Non lo trovo molto divertente. Si prende un po' troppo serio. C'ha un vantaggio, però. Qual è il vantaggio? Che ha gettato le basi per il film cinese. Sì. Un barile. Un barile di piselli, un barile di tortelli. Ok. Però questo è mid, diciamo. Secondo me più del B non va. No, io l'avrei messo anche in C perché ricordo che la poca originalità e poca freschezza nel modo in cui trattava i personaggi era abbastanza pesante. Cosa che secondo me invece non accade con il secondo film, La bella addormentata dal Castel Demonio, che ripercorre insomma già la seconda parte della saga. Esatto, è una storia di allenamento sostanzialmente. Loro devono andare a salvare Bulma, che è stata rapita da questo vampiro che c'ha i capelli come Goku. Non so se ve lo ricordate. Sì, c'ha i capelli come Goku, è stranissimo. Dracula, sì. È Alucard praticamente, però Goku. Secondo me ha delle belle atmosfere spaventose, un po' un film horror. Non ci sono tante versioni horror di Dragon Ball effettivamente, tranne forse Bio Broly che ha delle vibes horror. Più che altro un bel... Anche Slug forse, il film horror. Slug, Tarless. Sai perché è divertente? Perché vediamo un'avventura dove ci sono Goku e Krillin. C'è la complicità tra i due. Con Krillin che già era super, c'è un personaggio già troppo divertente. Sì, anche se sai che cosa ha detto Toriyama un po' di tempo fa, che lui non voleva poi così tanto raccontare l'amicizia tra Goku e Krillin. La rivalità lui voleva. Sì, più la rivalità voleva raccontare. Ma alla fine li fa diventare amicissimi. Sì, poi diventa veramente. Krillin è la moglie di Goku, praticamente. Tutti i rivali di Goku poi sono suoi amici. Ma con Krillin, diciamo che là. Cioè, quando muore nella saga di Piccolo, sta proprio presa a male. La morte quando diventa Super Saiyan. Vabbè, comunque. Nonostante sia un'avventura piacevole, ripeto, più di B manca questo. Per me qua B va benissimo.
Appoggio, appoggio. Che poi ricorda un pochino anche l'avventura che fanno insieme quando... Quando devono cercare il sasso. No, 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 più avanti, quando devono prendere la sfera del sotterraneo dei pirati. Contro i pirati, bello pure quello. Torneo di Mifan, terzo film di Dragon Ball. Un miscuglio di tutta quella fase finale del fiocco rosso. Bravo, questo torneo con Poi c'è Arale, c'è di tutto, c'è di tutto. Però è... Diciamo, Tao Bai Bai diventa un po' il leitmotiv di tutto il film, perché tutto il film diventa cinese. Però ricordo che mi lasciava molto confuso questo film quando lo guardavo Sì, perché poi ti presenta cambia troppo i personaggi originali. Ti presenta Ten Shinhan e Chaozi, che sono, anziché essere rivali e allievi di Chaozi, Condor, era tipo un imperatore. Sì, c'è cioè l'imperatore, il suo amico. No, io ero confusissimo, io non capivo. Dicevo, ma perché questi personaggi sono come quelli che vedono nel cartone, ma non sono loro? Sì, è vero, era proprio questo è proprio un alternate universe di tutto. Però, nonostante questo, è molto carino, c'ha delle scene belle. Secondo me anche l'evocazione del drago è uno dei momenti più belli di tutte le evocazioni del drago. Ah, quando le sfere finiscono in una frattura del terreno sott'acqua. Goku lancia l'ultima sfera in acqua, chiama Shenron, si illumina tutto il lago. Ah, figo. Ed esce Shenron dall'acqua, è veramente bella. Questa cosa non può mai accadere fisicamente. No, la sfera che cade. Guarda, forse cade casualmente proprio dove stanno dentro. Soltanto per quella scena la vorrei salvare. Però secondo me anche questo è basso, come livello. Sì, secondo me C. No, per me è su B invece. Tu andresti su B? Perché ci sono anche belle trovate animate. Vabbè, lo trovo troppo strano, però vi appoggio. L'avrei messo in C perché è veramente... Guarda, ci sono delle scene che comunque sono molto divertenti. Lo salviamo. Sì, lo salvo. Sì, ma solo per questo. Allora, Cammino dell'Eroe fatto per festeggiare il brand. Diciamo, reenactment della saga della ricerca delle sfere e Red Ribbon. Quindi diciamo le prime due saghe di Dragon Ball messe insieme, molto accorciate. Con lo stile di quel periodo che era molto simile a GT, sostanzialmente. Vero, vero. No, a me questo... Non ti dice niente? Vabbè. Io forse lo trovo talmente insulso che potrei anche metterlo in D. Per proprio l'inutilità. No, lo trovo comunque bellino, però... Però a livello tecnico è proprio bello. Sì, no, indubbiamente. Però non lo so. Cioè, non lo trovate interessante perché chiaramente Dragon Ball l'abbiamo già visto e rivisto. Questa è una versione un po' accorciata di quello che succede. Cioè, allora, se questo film fosse stato il primissimo film e non quello che abbiamo messo in C, allora stava allo stesso livello degli altri due. Ok, andava in B, ok. Ma proprio perché è uscito... Siccome è arrivato 10 anni dopo. È arrivato 10 anni dopo e mi vuole raccontare per l'ennesima volta le origini di Goku, però con questo stile di GT che io... Vabbè, perché lo odio. Proprio. Però bene, ma non benissimo. Ti dico perché secondo me lo stile di GT non funziona bene con Dragon Ball. Poi non so se voi siete d'accordo. Sentiamo. Secondo me c'è una proporzione troppo sballata tra gli elementi del viso e il mento dei personaggi. In Dragon Ball GT mi sembra che, tralasciando le differenze del naso e di come si disegna la bocca, che sono molto diverse da Z, c'è troppo spazio tra la bocca e il mento. Li trovo troppo mascelloni, tutti i personaggi, anche i più piccoli, sembrano molto strani. E questa è una cosa che non mi piace tanto. Allora, troppo squadrato e la colorazione con troppe ombreggiature. Io vi dico una cosa talmente stupida che mi è sempre dato fastidio in GT, che secondo me qualcuno diceva: ma come cazzo lo fai notare questa cosa? Il fatto che in Dragon Ball GT i petti dei personaggi abbiano una colorazione lucida come se fossero oliati mi dava un fastidio. La colorazione con queste troppi riflessi e ombre. Quei cazzo di pettorali sembravano due tegole oliate, li odiavo. Vero, forse troppo semplificato nel disegno, troppo stilizzato e con quelle colorazioni con ombre e luci piattissime, che comunque funzionano con Dragon Ball. Cioè, non voglio dire che non si debba fare piatto, anzi, io preferisco che vengano colorati piatti i personaggi di Dragon Ball, però forse quei muscoli troppo squadrati. Effettivamente. Un po' stranini. Però a livello tecnico io lo ritengo il miglior film di Dragon Ball fino a quello che è uscito dopo. Diciamo della prima serie. Sì. Quanto lo vorresti mettere in C? No, vabbè, ma per me è meglio pure degli ultimi film di Dragon Ball Z, voglio dire. Ci sono delle scene di fumo, delle scene di raggi, delle scene con i pezzi metallici del robot che usa Black, che si sgretolano e si vedono tutti i pezzi che cadono, gli effetti speciali di Goku quando usa l'energia
spara la prima Kamehameha fortissima nel film. Cioè, voglio dire, Goku in questo tecnicamente film è incredibile. È già ultra istinto, tra l'altro. Sì, 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 è praticamente ultra Goku ultra istinto del 95-96. Cioè, veramente penso che sia tecnicamente il migliore di tutti. Non lo voglio mettere troppo alto perché, sì, è sempre la solita storia. Ti posso concedere un B. Io lo metterei più in basso. Te lo metteresti C? C, però se vogliamo fare una via di mezzo deve stare a questo punto allo stesso livello degli altri due film. Io propendo sì, come Angelo, per il C, però concediamogli un B. Diamogli un B, dai, diamogli un B per bontà, per bontà d'animo, perché siamo bontà, gentili. Primo film di Dragon Ball Z. Garlic Junior. Allora, un film che serve a raccontare l'inizio di Dragon Ball, il dualismo che c'è ancora fra Goku e Piccolo, Gohan in realtà ha il potere misterioso. Esatto. C'è un grave problema in questo film, ragazzi. Qual è? Siamo già in Dragon Ball Z. Quindi Namek, i namecciani non sono più demoni, sono alieni, e qua si parla solo di demoni. Vabbè, ancora all'inizio. Si tratta però fra allora devi tenere magari conto, non è un namecciano. Allora, no, vabbè, parla di Piccolo, del rapporto con Piccolo, con Dio, come un demone. Sì, sì, chiaro, sì. Però ma guarda senso, che penso che lui sia nel senso trattato come se fosse un demone, perché stava, o comunque colui che stava cercando di prendere il posto da supremo. Allora, però c'è anche da dire una cosa: questi film venivano realizzati con grande anticipo rispetto alla serie, no, e spesso arrivano anche in anticipo rispetto a quello, certo, che succede nella serie. Dopo precisiamo pure questo. Però a volte arrivavano anche dopo. No, lo so. Quindi è ovvio che magari la produzione di questo sia iniziato quando si pensava ancora che Piccolo era un demone. Ma esattamente come il film di Cooler, quando arriva Cooler non c'è Vegeta, perché Vegeta in quei capitoli in cui esce il film di Cooler, Vegeta è ancora morto, ancora in Dragon Ball. Certo, non è ancora uscito il capitolo dove tutti resuscitano con le sfere di Namek. Però comunque è un problema che esiste questa cosa. Lo so, ma a livello di coerenza tutti hanno dei problemi. Allora, molta gente odia questo film, ma per me è molto sottovalutato. Bellissima scena d'azione di Goku col bastone ancora contro gli sgherri di Garlic. Intanto gli sgherri di questo film, che forse sono i primi, come il primo trio, perché poi si ripetono sempre gli sgherri nei vari boss dei film. Questi, diciamo, sono i primi in assoluto, hanno un bel design. A me quello lì azzurro mi piace tanto, che si mangia le tre fesche uno dopo l'altro, mangia i frutti che poi sono frutti alcolici, mangia anche Gohan è ubriaco nel film, divertentissimo. Sì, le pesche del giardino degli dèi. Ma il film è divertente. Garlic riesce a fare quello che gli altri hanno fallito, riesce a diventare immortale. È vero. Talmente tanto che, nonostante viene poi imprigionato nell'universo, nella dimensione che lui stesso crea, dimensione oscura, poi lo ripescono e torna anche nella serie, creando altri problemi narrativi che adesso non andremo ad approfondire. Se fanno un bordello, Garlic Junior, figlio, mamma mia, bordello. Allora, a me piace. No, ma il film è divertente. Poi a livello d'azione, a me piace. Sì, appunto. Poi anche i combattenti che fa Goku ci stanno. Dove lo metteresti? Dai, B onesto. Aspetta. B è proprio onesto. Perché devo capire poi qual è il livello degli altri. No, devi andare dritto. Non puoi fare così. Sennò, a parte, non andiamo mai avanti. Ma poi secondo me dopo li riposizioniamo. Si dovrebbe riposizionare. Ci rendiamo conto che un film non può stare a fianco a un altro nella stessa categoria, perché sono troppo diversi. O va pure questo in B o una. No, per me è troppo. Ah, ma che? Per me è troppo. Cioè, in A ci potrebbe finire veramente il cammino dell'eroe. Non ce l'abbiamo ancora messo. Ancora. No. Mettiamolo in B, dai. Vabbè. Allora, il più forte del mondo. Questo va in S automaticamente. Ah, sì, senza neanche fare un confronto, un filmetto. Cosa? Un filmetto. Dottor Willow. Ma che dici? Ah, ma è bello perché allora, ci sta Maestro Muten. Parliamone. Il più forte parliamo del mondo in realtà è Maestro Muten, per questo viene prelevato dagli sgherri del Dottor Will, che sono rimasti con i dati di 50 anni prima. Okay, poi naturalmente è arrivato dopo. Vediamo un bel combattimento. Certo. No, per me è una figata. Poi, vabbè, questo cosa racconta? Racconta le stesse cose che poi racconta anche il film di Darkless, perché sostanzialmente vuole far vedere il potere di Gohan durante la saga di Saiyan. Però ci sono delle cose per molto me, diverse. Il film di Darkless è una
merda, invece questa è una bomba. Questo allora, è proprio bello. Allora, secondo me qua c'è qualcosa di molto interessante. Cosa vedi? Vedi il carattere avventuroso di Gohan, che è una cosa che non sempre si vede in Dragon Ball Z. Perché in Dragon Ball Z poi Gohan diventa un po' troppo quello remissivo. Sì, sì. Invece in questi film, vedi, Gohan sta aiutando Orong perché lui deve trovare le sfere del drago. E sono andati su, questo, su questa montagna per cercare le sfere. Diciamo, ed è andato di 90, sua volontà. Il 90% dei film di Dragon Ball sono, capì, sulla neve, tra l'altro. Sì, 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 per risparmiare, per risparmiarsi i colori. Ed è già questo un incipit molto interessante, molto divertente. Non sono contento dei cattivi di questo film, tranne il Dottor Willow, perché i cattivi di questo film sono degli androidi che non parlano. Fanno soltanto ma però bene, hanno delle caratteristiche molto interessanti. Anche il design di Willow non ti piace lui come robottone? Cioè, mi piace l'idea, ma a me mi diverte che lui è un cervello gigante che poi è un robottone enorme. Sì, ma è una cosa che poi ripescheranno anche con Metal Cooler, ma anche C19C20 che hanno il cervello esposto. Voglio dire, cioè, ragazzi, i mecha fanno parte del racconto giapponese. Chiaro. Che Dragon Ball abbia dei mecha a me mi fa solo contento. No, ma poi sinceramente lo trovavo veramente figo il design, perché era disturbante ma non troppo, nel senso che non ti spaventava, però ti davano un senso di disagio. È una cosa davvero cattivo, è tipo un Lovecraftiano leggero come Reanimator, va, che comunque è schifoso e mostruoso, sì, ma non a livello di antichi esseri che ti fanno impazzire, cose strane nel mondo vero che accadono, che poi sono per bellino, ma sta a livello del per me vai Guarda, per me il mio film preferito andrebbe in S, te lo dico. Però cioè, se cerchiamo di essere più coerenti possibile, anch'io ci vedo delle falle nei nemici, che non sono caratterizzati bene, anche se hanno dei poteri fighi, e la battaglia è potente. Le gag sono divertenti. Pure, allora, figo. Pure io non sono d'accordo con il fatto che, sai, prendi Piccolo, fai diventare di nuovo cattivo per fare ancora lo scontro Goku Piccolo. Vabbè, e quello è fanservice. È molto abusato come troppo narrativo questo qua. Cioè, non voglio dire che il film è perfetto, dico che è il mio preferito, ma non che è perfetto. Infatti, per questo lo metto in A. Dai, mettiamoli in A. Io lo metterei in C. Sì, manco B. In B abbiamo messo Garlic. Cioè, ma visto che la merda di merda quello di Garlic. Ma andate a cagare. No, in compenso al film di Willow, non sono d'accordo. Allora, questo film ha la canzone di Gohan più bella di sempre, che ti fa capire proprio che Gohan vuole diventare qualcosa di più di quello che è a casa sua. Lui che sogna l'avventura con Piccolo ed è tutta disegnata super deformed, c'è Piccolo che cammina nel mondo e lui che lo segue e camminano sul mondo, tutto divertente. È un bel momento. E lo fa anche nel primo film quando è ubriaco. E che le dà a me, però. Ma la fa un culo. Vabbè, mettile no. Tanto il canale è tuo. Cazzato nero. Il canale è tuo, fai quello. Vabbè, se era per me lo mettiamo in S. Chiaramente stronzata. Perché è il mio preferito. Mettiamo in A perché è bello, dai. Tarless, film di Tarless. Questo film per me è una merda. Dai, però c'è il draghetto. È una merda. No, dai, fa vedere il bel rapporto di come Gohan ama gli animali. Sì, però il film resta una merda. Allora, il film comincia con un momento super bello. Allora, prima di tutto una citazione a Star Wars. Momento super bello il arriva no, l'albero della vita. Allora, arriva. Grazie Ascani, grazie dell'abbonamento. Allora, aiutami a ricordare. Allora, aiutami a ricordare questa cosa qua. Tarless manda una sonda sul pianeta per vedere se si può far crescere l'albero. Yes. E questa qua è una cosa che succede in Star Wars nel secondo film, se non sbaglio, vedono che c'è la sonda. È un momento dove Luke e Han sono in mezzo alla neve, poi la sonda viene scoperto, però loro gli sparano e fanno questa cosa qua. Quindi è una citazione a Star Wars, quella molto carina. Però c'è quel momento prima che secondo me è importante, è quando tutti i protagonisti secondari, Gohan, Krillin, Long, Bulma, stanno facendo questo picnic e di notte prende fuoco la foresta. Non si sa come, prende fuoco la foresta. Combustione spontanea. Esatto. Piglia fuoco e loro salvano la foresta, salvano quello che rimane naturalmente perché ormai è diventato tutto carbonella, però salvano gli animali. Ok, vabbè, non ho fatto Bambi, ok. Esatto, salvano gli animali e poi prendono le sfere del drago per ripristinare lo stato della foresta. E questa è la sigla del film. E la sigla del film è loro che vanno in giro per il mondo
a cercare le sfere del drago. Figo, è vero, sì. E poi ma evocano, scusa, il dio drago. Non potevano desiderare che il film non fosse una merda, invece. Purtroppo no, perché doveva esserci questo Darkless, con sta storia dei Saiyan di livello inferiore che sono tutti uguali, che poi non è vero. No, basta vedere Radish, però che è chiaro. Però vabbè. Tu che c'è da dire? Squadra palese, pre-squadra Ginyu, idee di pre-squadra Ginyu. Vabbè, Darkless è Vegeta praticamente. Cioè, è la versione malvagia di un Saiyan. No, nel senso che racconta quei fatti che poi arriva Vegeta sulla Terra. Ma è scarso Darkless, però, cioè, capi? A parte che la scartina è che tiene bisogno di quello dell'albero, perché sennò non può fare niente. Ma soprattutto... Come l'ha trovato? Ma non lo so, ci sarà un inciampato di intro. No, vabbè, sono cazzate che ti fai che ti fai andare bene, perché sennò poi da qualche scemo parte e non capisci perché questo film esiste. Io veramente questo film l'ho insulso. Lo detesto. Lo detesti? Io lo metto Darkless. Se mi metti una categoria nuova la chiami F, lo metto là. Io detesto Darkless. Però c'è una cosa che poi non si vede tanto. Il suo team è caruccio. Cioè, comunque. Il suo team è caruccio. Il suo team è caruccio, è comunque meglio del team di Slug. Dove ci arriveremo fra poco. Ok. Però sì, combattono tutti i guerrieri Z. Nel complesso abbastanza una chiavica. Sì, quello sì, combattono tutti i guerrieri Z. Cioè, secondo me, tipo, c'è la prima volta. C'è la Genkidama, c'è Gohan che diventa la grande scimmia. C'è tutto quello che succede nella battaglia con Vegeta, sostanzialmente. Sì. Vabbè, la Genkidama c'è anche nel film del Dottor Willow. E fra l'altro, in questi due film, sono le uniche volte dove si vede la Genkidama che ha praticamente le caratteristiche originali della Genkidama, che poi dopo nella saga di Namek diventa quella palla gigantesca, ma energia sferica, via. Vabbè, non lo metterei alto nemmeno io questo, non dico in D, forse C, io lo metto, non lo distruggerei, io lo metto in D, però assumendo che ci sia anche una F. Ok, cioè, nel senso, vabbè, in questo caso no, allora sarebbe C. No, non facciamo altre D. Ragazzi, per me serve la categoria F perché ci devo mettere la resurrezione di Freezer. Vabbè, dopo vediamo. Che tra l'altro si chiama proprio F. Proprio F. Quindi. Ok, film di Slug. Che succede? Film di Slug che in realtà si chiama Goku il Super Saiyan. Vero? E che in realtà si chiama Goku contro il cambiamento climatico. Ma buono, t'ha stronzato. Vabbè, arrivano loro, cercano di terraformare il pianeta Terra facendolo diventare un luogo congelato perché... serve a loro come razza di alieni che vivono meglio a temperature rigide piuttosto che sotto il calore del sole, quindi devono trasformare il pianeta. Per me questo film ha un pregio incredibile, ha creato una delle puntate di Dragon Ball Unbridge più divertente di sempre. Vero. You're Batman. Allora, qua ci stanno un sacco di cose divertenti sulla lore dei namecciani. Tipo, vedi quanto però è furbo questo film, è scritto bene. Il film comincia con Piccolo che si sta allenando, sta meditando. Sta sulla cascata, non vuole essere rotto il cazzo, vuole stare tranquillo. Come tutti i bambini del mondo, reali, esistenti. Gohan arriva e rompe il cazzo e comincia a fischiettare. Ah, vero, tu cazzo. E gli dà fastidio a Piccolo. Pure a me dà fastidio. A tutti dà fastidio. Ma a Piccolo dà fastidio particolarmente perché la frequenza del fischio umano è nociva per i namecciani. Questa cosa, pensate, che non è lasciata lì a caso, Piccolo poteva essere sconfitto. Viene recuperata dopo. Potevano sempre fischiare per battere Piccolo. Il grande mago Piccolo poteva essere sconfitto fischiando, ragazzi. Fido Skinner è morto. Però questa è come la famosissima pistola nella sceneggiatura. Se tu scrivi una storia dove c'è una pistola, prima o poi quella pistola dovrà sparare. E quella pistola è il fischio di Gohan, che poi torna dopo nel film per ferire Slug. Gohan la bestia in tutti i sensi. Allora, i cattivi non sono fantastici. La scena del fischio, tra l'altro, nel momento in cui il team viene usata come attacco, e anche di un certo impatto con Gohan scommato a sangue per terra. Sì, bello. Gli viene chiesto di iniziare a fischiare, Piccolo che si strappa le orecchie. Cioè, la scena è stata... la messa in scena della scena è stata intelligente, furba. Ha senso che uno perde l'udito perché si strappa... ma non sappiamo come funzionano i corpi dei namecciani. Magari il padiglione auricolare esterno. Esatto. Vabbè, comunque. Infatti non so se ti ricordi, questa cosa in realtà succede pure in Senseiya,
quando arriva a Sorrento e suona il flauto contro Aldebaran del Toro, okay, e Aldebaran si rompe i timpani, se li rompe proprio così, sì, se li fora. Però Sorrento fa, ma queste arrivano fino a dentro il cervello perché sono psicocinetiche. Ah, sì, tipo quando i bambini fanno io ti batto infinito e quello fa sì infinito più uno, boom, distrutto. Quindi ogni volta ci sarà sempre qualcosa in più, perciò va benissimo che si sia staccato solo i padiglioni e tanto poi se li fa ricrescere perché andiamo e ciao. Ma che dici, fra, è un demone? Demone del freddo? No, no, quello okay. No, ormai si sapeva già che andava a sì, 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 sì. Quello, Juke. E c'è il Super Saiyan. Il vero Super Saiyan. Che qua però diventa, col senno di poi, sì, il fake poi, Super poi Saiyan. Poi diventa il false Super Saiyan, perché purtroppo... Comunque Toriyama ha fatto proprio bene a prendere la sua vendetta, sinceramente. No, indubbiamente. Un discorso diverso, però vero, grande. Vero. Stesso livello del film di Tarles, secondo me. Io lo ritengo leggermente superiore, ma mi accollo il C. Sono d'accordo con Pietro, B. B? Ma che sei matto? Fra, se sta Garlic in questo film, ci deve essere anche Slug. Ma ce l'ha messo te, Garlic. E allora mettilo in bianco. No, per me è meglio di Tarles, però... Vabbè, è meglio di Tarles. Non mi batterò per questo film. Allora, posso trovare una motivazione nel fatto che è una scena figa, quella dove il Ki di Goku e di Piccolo si uniscono e diventano tipo giganteschi. Ah, e mi diverte che Slug è gigante. Fra, combattono nella cittadina, lui gigante. Vero, no, comunque no. Molto divertente. E poi sempre in abridi c'è Goku che esatto. stavo dicendo, basta, devi stare in B perché ha dato vita all'episodio di Umbridge. Ci sta. Ok. Vai. Il vero film con Super Saiyan. Il vero film con Super Saiyan è l'arrivo di vero Kula. Super Saiyan. Kura. Frieza, no Broda. Allora... vi dirò, non è un film eccezionale. No, ha le sue idee. Ma secondo me è proprio bellino. Cioè, fra, in questo film c'è Cooler. Io Cooler è il mio personaggio preferito. Cooler c'ha un design. Posso sintetizzare il film bellissimo. Sulla parola? Dillo. Secondo me il film è evocativo. È molto evocativo. È molto evocativo e molto naturalistico. C'è un Goku eroe a cui gli animali vogliono bene. San Francisco. È come un Buddha. È più un Buddha. E gli animali che vanno intorno a lui perché sentono, a parte la protezione che può offrire Goku, ma sentono di dover aiutare Goku perché lui è qualcosa di più. Non è soltanto uno che combatte. Cioè Goku è un'incarnazione di tutte cose positive. Il protettore dell'essenza stessa. Sì, 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 è ma proprio poi forte. Cooler che anticipa il Covid-19 che si mette già la mascherina. Si mette la mascherina, che questo lo anticipa, però si recupera dagli anni 80 le spalline esatto, alte. Esatto. E questo è un demerito. Deve trovare un incrocio tra le due. Certo, cose. Vabbè, che pure Freezer, la terza forma, quella di Alien, aveva le spalline. Però. Fra l'altro, Freezer è Alien e lui è Predator. Lui è Predator. È palesemente Predator. Comunque quanto è bella la forma in più che tiene Cooler, veramente, probabilmente, non è il picco del design di Toriyama perché esiste già Nimba. Attenzione, c'è da spiegare anche questa cosa qua. Loro in realtà non hanno delle forme in più. No, infatti. Loro hanno delle forme che gli permettono di contenere il loro potere. Depotenziarsi, certo. Quindi lui è nato prima così. Sì, lui nasce così come Freezer nasce corto e con la testa a palla. Questo è il suo vero aspetto. Chissà come è uscito dalla mamma così tutto grosso. Vabbè, chissà come partoriscono. Ma pure io penso che comunque se in un altro contesto Cooler, come esattamente se è stato Freezer che poi allenandosi ha ottenuto un'altra forma, pure Cooler se si fosse allenato sarebbe diventato più forte, come vediamo la Super Dragon Ball Heroes. Sì, no, Latinum Cooler, non necessariamente Golden Cooler. No, può proprio cambiare anche forma, ancora più forte, diventare ancora più forte. Perché okay. Per me la sua forma così è l'equivalente della seconda forma di Freezer cornuto. Sì. Dici tu è un po' riciclata, non è fantastica come idea. Però è più bello, okay. È bello. No, sì, però sì, molto sì. Più la bello. Cosa che mi fa strano, scherzi a parte, il fatto che abbia nella sua forma organica una mascherina che esca come se fosse meccanica, mi fa proprio strano. Cioè, vabbè, è Dragon Ball. Era non necessaria, siamo sinceri. Però invece è necessaria. Invece è proprio necessaria, è proprio quello che lo fa diventare meglio. No, è bella, ma non era necessaria fargliela comparire dopo con uno scatto meccanico, fallo di trasformare. Ah, sì, perché papà... Se lui è organico e quello è lui, non è vestito, perché cazzo ha una mascherina metallica nella sua forma organica? Perché Cooler se lo può permettere. Si deve coprire il volto Poi c'è un'altra cosa molto bella in questo film.
Gohan deve salvare il padre, perché Goku è stato colpito quasi a morte da Cooler, non può muoversi, servono i Senzu per ridargli energia, però siccome ci sono tutti gli sgherri di Cooler, loro non possono muoversi liberamente. Deve andare a prendere E Gohan va a prendere i fagioli da Karin con il draghetto. Arriva da Karin e Karin gli dice: e tu che fai qua? Se vuoi fagioli devi fare il percorso come lo fanno tutti quanti, ti arrampichi. Non, perché è giusto che sia così, perché Gohan, di nuovo questa idea che poi verrà riutilizzata, Gohan deve fare un po', deve seguire un po' le orme del padre, sì. Ma non può saltare degli step fondamentali, questa è una cosa molto giapponese, no, non può imbrogliare. Ma soprattutto devi portare rispetto, cioè perché sei venuto qui? Quello qui, è un maestro di arti marziali, dice io voglio il rispetto che mi merito. Poi vabbè, arriva Yaji Robe e dice ma non mi rompo cazzo. Sì, non rompere i coglioni. E poi gliene lancia uno fondamentale. Gli lancia quello in più. Quello in più che si mette nella cintura che poi servirà effettivamente. Che poi è quello che dà al padre. Infatti chi è il vero eroe di Dragon Ball? Yaji Robe. Yaji Robe. Per la seconda volta. Per la seconda volta. Taglia sempre tutto. Taglia la coda a Vegeta. In silenzio salva tutti. E poi c'è la scena più bella di tutte, ragazzi. Che quando praticamente c'è Goku che viene sconfitto da Cooler. Cooler crea la sua sfera per distruggere il pianeta. C'è l'uccellino che è stato ferito. Goku lo vede di fronte a sé e dice: no, è morto l'uccellino. Gli dà l'energia del Super Saiyan e quello rinasce. Ci salviamo il brand perché l'uccellino è Toriyama in quel momento. Sì, sì, infatti Tori, l'uccellino, Toriyama. Riprende vita con l'energia del Super Saiyan. Beh, se ha dato l'energia vitale a Freezer, perché non può darla all'uccellino. E infatti ha fatto benissimo. Hai ragione, Pietro. E che bella è quella scena. È evocativo, appunto, come dicevo. E poi gli spara una Kamehameha così forte che lo lancia nel sole. Sappiamo dove lo lancia, perché poi c'è il film dopo. Esatto, che finisce invece su un altro pianeta. Comunque, questo lo metterei tranquillamente in A, se non anche in S. No, secondo me S è troppo. Vabbè. Quindi propendo per la A. Ah, ci sta. Neonamek. Cooler non è mai morto, ma si è fuso a un cervello cibernetico, un pianeta senziente che va a divorare Big Head Star, che va a divorare altri pianeti e crea dei cloni di se stesso. Il film cita 2001 Odissea nello spazio, proprio a manetta, in certe scene, ma anche, nell'estetica soprattutto. Sì, nell'estetica, in certe scene. Mica solo quello. Sì, sì, cita anche Rambo, il film a un certo punto. Quando ci sono tutti quanti. Quando ci sono tutti i Cooler. Vabbè, anche un po' Terminator. Sì, è anche un po' Terminator. È un po' un mashup-one di tante cose. E posso dire, il film mi sembra un po' una cosa a caso, cioè Cooler che parla con Vegeta senza quegli appellativi che gli dava Freezer. Sì. Allora è vero che Cooler e Vegeta non hanno mai avuto rapporti e che Cooler si occupava di altri pianeti, soprattutto che non è il fratello Cooler. Chiaramente, però vabbè, qualcosa doveva sapere, certo. Perché anzi è una scelta sua deliberata quella di lasciar vivo Goku da bambino, e che quando Freezer distrugge il pianeta Vegeta gli passa davanti, Cooler è lì, osserva e dice: questa è colpa di Freezer, io non interverrò, perché se questo serpente andrà a mordergli la coda sarà solo colpa sua. Poi alla fine morde la sua, perché è proprio colpa della sua inabilità. Però poteva fare qualcosa anche con Vegeta. Della sua superbia, perdonami. Però poteva fare qualcosa con Vegeta. Ma vabbè, l'unica cosa bella dell'ingresso di Vegeta in questo film è che vediamo per la prima volta Goku e Vegeta in forma Super Saiyan che collaborano. È la prima e unica volta. La complicità. Che collaborano. In Dragon Ball Z, dici? Già. No, vabbè, poi collaborano insieme. Come con Vegeta. Contro Majin Buu. Insomma, non tanto. Si danno il cambio. Vegeta e Goku si danno il cambio. Si danno il cambio. Qua combattono proprio insieme. Sì. Per me iconica quella scena di loro due che si lanciano contro Metal Cooler. E si lancia prima Vegeta. E poi arriva pure Goku. E poi le loro aure si sparano come se fossero dei jet supersonici. Bellissimo. Pum pum! Arrivano così, gli danno il cazzotto, lo distruggono. Cioè, quella scena per me è bellissima. Queste sono belle cose che dovrebbero fare con Dragon Ball. Giocare anche con queste cose, con i movimenti d'aura, eccetera. Infatti, nel fan meet, quando Vegeta si fa la spada d'aura, io mamma mia. Sì, bellissimo, quella roba pazzesca. E poi è un film dove si vede che l'iconicità dei Super Saiyan è incredibile. Sì.
Metal Cooler pensa di aver vinto, pensa di averli sconfitti, usa Goku e Vegeta succhiandogli l'energia e dice ora li ho prosciugati. Goku e Vegeta in fin di morte praticamente usano ancora il loro ki, ne tirano fuori ancora e dice noi siamo i Super Saiyan, per noi niente è impossibile. Io te lo dico, c'ho i brividi qua. Io c'ho i brividi, questa scena è troppo bella. Bello. E Metal Cooler diventa gigante per distruggerli, ma non ce la fa. Pure quando sono è troppo forte. Pure quando sono stremati che arriva all'esercito e tutti e due fanno risuonare la loro aura per l'ultima volta. No, dai, è pazzesco. Veramente pazzesco, incredibile. È gimmick, eh? È solo gimmick. Sì, no, infatti non lo metterei più in alto di A perché è una cozzaglia. Lo so benissimo che è solo gimmick. Lo stesso però. Livello almeno dell'altro Smithy Cooler. Vai. Per motivi diversi, eh? Per motivi diametralmente diversi. Per me il primo film di Cooler è assai meglio come scrittura, come i personaggi. Il primo è evocativo, il secondo è iconico. Esatto. E ora arriva i tre Super Saiyan. Poi quanto è bella la battaglia con Piccolo che distrugge tutti i robot. Piccolo contro tutti i robot, vero? Non poi, ci siamo soffermati su questo. La gag di sempre mi pare chi è che era stato rapito che Jirobei che doveva essere, che deve ritato. Essere ritato. Bellissima la parte. Sì, sì. Molto divertente. Sì, sì, va bene, va bene. Ci sta. Ci sta. Poi tutti quanti alla fine si trasportano nella navicella tutti quanti incastrati dentro. Mm. Era questo film qua sul finale. No. No, non era questo. No, quello è il film di Broly. Perché non esplode pure... Non Namek. No. No, poi si sgancia Big Head Star. Lo distruggono là dentro e si sgancia, va su. Allora, sto confondendo il finale. Già. Già. I tre Super Saiyan. Ah. Anche questo dà vita ad un grandissimo episodio di Romola Bridge. Sì, sì. Ragazzi, questo per me c'ha una frase... stupenda, ma tutto il film è da buttare veramente. No, io salvo... la cosa più bella di questo film è C13 che dà un pugno nelle palle a Goku. Esatto, io salvo l'unica cosa. Salvo una sola scena, una sola cosa di questo film, il meme generato da quel pugno, che ci sta il meme in cui gli dà il pugno nelle palle e Goten scompare. No, ma pensa, oh, ancora prima del meme, cioè ancora prima che nascesse quella roba, cioè, gli aveva dato un cazzotto nelle palle. Tu vedi C13 che prende Goku per il piede e fa avresti mai pensato di e gli toglie il Super Saiyan, boom! Oh! Avresti mai pensato di vedere Goku che prendeva un calzotto nelle palle? Assurdo. C13 lo ha fatto. Tremendo. Comunque, mettilo pure lì. Questa è l'unica scena bella. Mettilo pure lì, insieme. Vai. Aspetta, c'è un'altra scena bella in questo film. Ah, sì, Goku che assorbe la Genkidama. Posso dire una gran cazzata. Fa Goku Gengiva, noi lo chiamiamo quello. Goku Gengiva, che dà lo stesso cazzotto che one shot anche Broly, quindi... dai, diventa troppo forte, troppo sgravo, senza senso. Ma la frase che mi piace di questo film è quella di Trunks che sta per combattere contro il suo avversario, sguaina la spada e dice questa è la fine, sai perché? Perché dal futuro da dove provengo io tu non esisti, non sei mai nato, perché questo è il glorioso giorno in cui il signor Son Goku vi sconfiggerà tutti. Un pazzo Nostradamus, il più forte, cioè è incredibile. C'è come Leopardi per Trunks, però. Sì, è troppo grande. Ma ha fatto un pompino logorroico, un grande, mamma grande. Mia. Quello sì, non parla nemmeno nel film. Sì, dice adesso l'ammazzo. Non parla è l'androide che non parla. Sì, è vero, non dice niente. Cosa c'è di sbagliato in questo film oltre tutto il fatto che esiste? Ah no, aspetta, però ci sono delle scene di Slice of Life che sono molto divertenti. Ah sì, allora al centro commerciale che fanno a spesa. Vero, cioè, mi ricordo le mie avventure. Però le mie avventure, io non dico che si va a comprare 300 euro di vestiti. E poi incontro un cyborg. Nel film di Bojack, cioè secondo me il film di Bojack è la versione migliore di questo film. Non anticipiamo i tempi. Sì, è anche il design di Bojack non è tanto lontano da quell'android. Sì. Devo dire la verità. Anche perché poi diventa blu. Ma che senso c'ha che poi si fonde con gli altri due e diventa blu? Ma che ne so, per citare Sale che assorbe i cyborg. Ma poi blu con i capelli arancioni. Cioè, sono i colori di Goku, palesemente invertiti. Sì, ma perché ogni cazzo di nemico poi deve avere i capelli a punta come il Super Saiyan? Avete rotto il cazzo. Il 90 era figo, si doveva fare così. Sì, è vero, era un po' l'icona di questa roba. Mettilo in qua. Infatti Bojack non facendo i capelli a punta fa schifo. No, lo mettiamo in D, in Bojack. D? Sì, lo mettiamo in D. Allora anche Dallas. No, dai, questo è molto...
molto più brutto di Tarles. No, siamo allo stesso livello. Io lo volevo mettere in D, Tarles, però cioè, se quello va in D, sta pure Tarles in D. Vabbè, dopo lo rimettiamo in D, allora. Dici dopo, perché così no, speranza che Angelo si scorda e lo lasci là. Adesso, perché in D ci deve andare solo... Di questi film qua, solo due vanno in D. Già ne abbiamo messi due, allora. Non lo so, perché... Hai visto? Allora dobbiamo fare F. Sì, no! Ci va la resurrezione no, di Freezer dobbiamo farlo F. Dovete essere onesti, vai in C, allora vanno in C. Tutte e due in C, allora. Allora in C, no, tutte e due. Tu l'hai messo in D. No, per favore, vabbè, lo mettiamo in C solo per le scene. Ma deve stare allo stesso livello di Tarles. Lo metto in C soltanto perché Muten e Krillin vogliono guardare le belle signorine al centro commerciale. Me beh, è brutto uguale quanto divertente uguale. Stesso tipo di intrattenimento. Vabbè, ma io mi diverto uguale anche con Tarles. Se vedete tutti i guerrieri Zeta che combattono. Ci posso stare. Film cioè, in ci devono stare quelli brutti che non vuoi neanche rivedere. Vabbè. E io già li ho visti qua. Non ti preoccupare. Ragazzi, è arrivato il momento. Qui si fa la differenza tra i bambini e gli adulti. Qui si fa la storia. Film di Broly. Questa è la copertina del film di Broly. Sì. La copertina usata forse in America. Boh, bruttissimo. No, non stavo capendo. Sembrava quello, lo speciale di Hachiak. No, è il film di Broly. Quindi il film di Broly. Primo film di Broly. Primo film che dura un pochino di più. Ci credevano tanto. Si vede. Perché mettiamo in mezzo un nuovo Saiyan che diventa Super Saiyan. Bisogna fare i soldi. E ci sono riusciti. Per me il film di Broly è bellissimo. Però ha il Vegeta più stupido di sempre. Più insopportabile di sempre. Sono d'accordo con te. Vegeta in quel film fa veramente incazzare. Veramente. Allora, Vegeta in quel film, sai chi è? Shinji. No, dai, sei esagerato. Shinji che Shinji Masayan, che quindi comunque ha della decenza in più. Allora, il tempo che io capisco che cosa voglio dire e... Voglio dire. Sì, perché state veramente dicendo delle cose che non hanno senso, ragazzi. Fra, ho detto che il film è bellissimo, ma tiene Vegeta più insulso di sempre. Che ho detto di così sbagliato. Che non è assolutamente vero. Perché secondo te Vegeta in quel film è il miglior Vegeta di sempre? No, non dico questo, ma semplicemente... Vegeta è l'uomo che crede nelle leggende. Vegeta è l'uomo che crede davvero nelle gerarchie. E lui come crede di essere il principe dei Saiyan? E per questo io sono il migliore. Anche se Goku è più forte, lui non lo riconosce come più forte. Lo sa che è più forte, ma non lo riconosce come più forte, perché io sono il principe. E Broly è il Super Saiyan della leggenda. Lui ci crede veramente in quella roba là. E si convince che non riusciranno mai a batterlo, perché lui ci crede nelle gerarchie. Non è come Goku che pensa: se ci impegniamo veramente, noi lo battiamo. Vegeta dice: abbiamo già perso. Perché altrimenti io non sono il principe dei Saiyan. Perché altrimenti Goku è più forte di me. Infatti, alla fine, Vegeta deve fare una crescita fortissima. Deve evolvere tanto come personaggio. Deve dire: do la mia energia a lui che è inferiore a me e lo sto facendo proprio contro voglia, solo perché devo riconoscere che altrimenti non riusciremo a batterlo. Che tipo è inutile stare facendo tutto. Ma è questa la caratterizzazione di Vegeta. Tutto Block riesce a immedesimarti perché ti piace l'oroscopo. Boh, è quello sta dicendo. Perché il destino, allora, leggende. Aspettate. Ma è questo il personaggio di Vegeta. Ho capito, rompe il cazzo. Rompe. Ma io godo quando Piccolo arriva e gli fa lo strascino per i capelli. Pure io, cioè, è la scena più bella del film. E lui che lo prende e fa è schifo. E lo butta giù. Ci sta, perché lì Vegeta deve affrontare la disfatta totale come personaggio. Psicologicamente deve cadere. Ho capito. Sì, però è per rinascere. L'hanno reso però è fattuale che sia insopportabile. Troppo insopportabile. Cioè proprio ripete un po' troppo. Rende difficile seguire le sue scene. Fra, per carità, hai detto tutte cose giustissime, fighe, però... Cioè, potevano fare anziché 6 scene di Vegeta che trema e fa: oh, allora è questo il vero Super Saiyan della leggenda. E poi Swish Man, invece fare un paio di scene in cui non abbiamo speranza. Possono impegnarsi quando vogliono, ma non vinceremo mai. Crescendo comunque. Sì, insomma, poteva prenderla anche diversamente. Ci sono dei fotogrammi in te, dove sono così. No, scusatemi. No. Vi ricordate quando Freezer esprime il suo massimo potere? Vegeta piange.
per la prima volta nella sua vita Vegeta dice sì, sono la morto. Piange perché si sente inutile. Sono morto, non potrò fare nulla. Lì piange. Ma la più dignità di... Vabbè, sono modi diversi di raccontarlo, però è la sua caratterizzazione. Ma lei è anche solo. La sta combattendo da solo contro... Cioè... Ah, non è solo, dai, ci sono piccolo. Krillin, Gohan. E Dende. Top player. La stanno il figlio, Goku. Gohan che già in quel contesto dovrebbe essere il più forte di tutti lì in mezzo, però ancora non lo sa. Non lo sa ancora di essere il più forte. Trunks è il figlio. Comunque nel film di Broly non apprezzo il fatto che Broly uccida il padre così a caso. Nonostante sia bella la scena e abbia un senso, non la trovo sensata nel modo in cui l'hanno esposta. Cosa? Il fatto che Broly uccide Paragas? Che va là e lo schiatta così. Bellissimo. Cioè, è bello finito di dire che è bellissimo. Allora, zero hai sentito. Sì, sente solo quello che vuoi. Allora, io... Disse Cavenna di Valore. Allora, sono sicuro che è... Allora, per me è bello che lui uccide il padre. Bellissimo. Ma bellissimo. Perché si prende 5 minuti per andare a cercarlo ed ammazzarlo mentre sta picchiando gli altri? Ma perché in quel momento? Cioè, capì? Perché si prende proprio 5 minuti e dice vabbè, questi mo li tengo un attimo da parte e loro non fanno niente, aspetta. Lascia il padano in do furne. Sì, sì. Dice aspetta, vado a fare un attimo quest'altro fatto che mi sono dimenticato. Vado a uccidere mio padre. È chiaro che lui l'ha sempre voluto uccidere da quando lo stava trattando come uno schiavo. Ok, ci finalmente siamo, che non ci era siamo. Più... sotto il controllo ma quella è sensata la è scena sensata ed è bellissima è che è montata male nel film no ma nel film è montata benissimo perché lui si sente anche tradito dice ah te ne stai scappando e chi si momento buono che da cire bam vabbè ho capito ok è pure, bella cioè, la scena pure, però cioè no, pure non solo mi hai trattato come schiavo te ne stai pure scappando e dire mo sta proiettando sta proiettando perché voi avete avuto genitori che mi hanno avuto bene adesso è colpa nostra. Vabbè, parlando di genitori, fra l'altro, e di bambini infanti, la motivazione di Broly che odia Goku è perché Goku da bambino piangeva. Ma come sono ricordo? Perché il Super Saiyan della leggenda. Ok. Cioè, capito? È come i calabroni, c'ha cioè l'imprinting del nemico. Come i calabresi. Quindi la caratteristica del Super Saiyan della leggenda è forza illimitata, tipo Hulk, e ricordare chi piange da bambino. Esattamente. E fra l'altro... E qual è il potere più forte tra i due? Ricordare chi piange, da bambino, chiaramente, che poi porti rancore per tutta la vita. Cioè, tu Goku può scappare dove vuole, ma lui lo trova sempre, poi rinasce 3000 volte, Broly, voglio dire. Poi ci arriviamo, Bio Broly. Esatto, poi ci arriviamo. Questo film condivide qualcosa con Saint Seiya. Faccio un piccolo fun fact. Il regista, Shigeyasu Yamauchi, è lo stesso dei guerrieri, la leggenda dei guerrieri scarlatti, non so se te lo ricordi. Che fra l'altro proprio recentemente ha compiuto 35 anni come film, brand di Saint Seiya, sempre al top. Auguri, auguri. Auguri a loro, bellissimo film, fra l'altro, più bello di Saint Seiya, da dire. Ci sono i 40 anni. Vabbè, chiaramente. Fra, tu se te lo riguardi, è lo stesso film. È Broly. Quindi sì. Succedono le stesse identiche cose. Questo è un punto a sfavore del film. È un punto a sfavore del film di Dragon Ball Z poi, che copia quello di Saint Seiya. Poi danno tutte le energie a Seiya. Sì, è uguale. Lo so. È la scena di notte buia con loro che gli danno il cosmo, qua invece danno il ki. È tale quale, è proprio qua, identico, eh? E poi, però, fammi dire una cosa. Parla sempre tu. Piccoli schiavi venuti dal pianeta Shamo. Vorreste tornare sul vostro pianeta, vero? Non è così? Il nostro pianeta! Lui è un mostro. Io sarei un mostro. È così, io sarei un mostro? Ti sbagli. Io sono il demonio. Fra, già solo per questa scena, per me va in super S. Io sono il demonio. Cioè, lui fa... Akumaga. Fa... Bakemono. Shigau. Orewa. Akumada. Boh, è un pazzo. Sta fuori di testa, Broly. È impazzito in questo film, sta fuori. I difetti che abbiamo annunciato, sta fuori. Lo metterei in A. Se permettete, se vogliamo se dobbiamo tenere conto dei difetti di cui abbiamo parlato, perché in esse ci va
il top, quindi la cosa che ha meno difetti possibili in teoria. La mia energia trabocca. E mi pervade. Va come tanto scelto. No, allora, però posso dire, posso, c'ha tantissime cose belle. Dai, film è super iconico questo film. Però fra, se te lo rivedi, cioè sono uno è un po' lungo, eh. Quella lunghezza è pesante. Bravo, è proprio perché è un po' proprio noioso a tratti. Pure il pianeta non è molto interessante, il pianeta dove loro vivono l'avventura. Ma che è? C'è un design proprio zero. Sì, impegno zero. Sì, no, ma poi sì, anche altri difetti che abbiamo enunciato, secondo me non possiamo metterli. Cioè, poteva tranquillamente durare i classici 40-50 minuti che durano tutti gli altri film. Che è la durata di due episodi. Basta, cioè dura troppo per niente. Però posso dire, di nuovo, voglio spezzare una lancia a suo favore, di tutte le versioni di Broly, e ce ne sono tante, Broly resuscitato, indubbiamente Broly, Broly di Super, e questo Broly Z. Il Broly Z originale c'ha una forma che nessuno c'ha. Il falso Super Saiyan, quando c'ha i capelli verdi e blu. Ma che bello è, cazzo! Che bello è, Wagyu, cioè, è questo... fuori! Ma non va oltre A. Non va oltre là. E mettiamo in A, dai. Devo essere sincero. Cioè, se vuoi possiamo sistemare quelli che sono in A e metterlo primo. No, lasciamo là. Io comunque preferisco la forma Ozaru del nuovo Broly. Ok. Il fatto che si siano ricordati. Che c'ha gli occhi gialli così. Ok. Ci sta. Siamo arrivati a Bojack Horseman. Allora, Bojack è il miglior prodotto di Netflix. Bojack Horseman. Ah no, scusate. No, questo è Bojack Dragon Ball Z. Ok. E... Demone, non so che demone che viene da un altro tempo. Allora, mi piace il concetto imprigionato nel piccolo pianeta di Reccaio. La lore è che è stato imprigionato, è stato sigillato nel pianeta di Reccaio, esplode il pianeta di Reccaio, è stato distrutto da Goku dopo l'esplosione di Cell, e quindi lui si è liberato. Allora, mi piace il concetto dei pirati spaziali, tra virgolette. Mi piace il torneo iniziale che stanno facendo, quel torneo che non è il Tenkaichi, quella struttura particolare, molto bello. Mi piace... Quello visivamente è proprio bello. Poi c'è il combattimento fra Tenshinhan e Trunks, che è il Trunks più bello di tutto il brand, quello di questo film. È vero. E poi c'è Trunks contro Goku. Oh, c'è la scena di Trunks contro Tenshinhan che combattono e... A un certo punto sono quasi even, tutte e due, e poi però Tenshinhan dice, ma fammi vedere la tua vera potenza, e lui diventa Super Saiyan, e diventa Super Saiyan con quella posa strana, che si mette così, diventa Super Saiyan Trunks, e poi, lì è troppo forte, gli dà una gomitata, lo distrugge Tenshinhan, però poi si danno la mano tutte e due da bravi artisti marziali, perché hanno fatto il combattimento senza ammazzarsi. Bellissimo. Veramente stupendo. Troppo bello. Sì, ma è divertente proprio come dicevi tu. A me se la cosa fa rosicare. Il torneo è divertente. Se la cosa fa rosicare, che piccolo e crisi devono scontrare. E piccolo fa, se ne va proprio, dice, ma nada, voglio sta combattimento che abbiamo già fatto nella serie. Esatto. Sì, abbiamo fatto un reenactment brutto. Insomma. E diciamo, se ne va più che altro... Secondo me, perché non perché ritiene Krillin inferiore, ma perché è proprio scocciato dal suo comportamento più che altro. Comunque mi piace anche il combattimento finale, mi piace che Bojack uccide i suoi sottoposti al minimo segno di infedeltà oppure di inutilità quando i suoi sottoposti. Perché questo lo rende effettivamente un vero cattivo. Relativo, è proprio spregevole. Sì, è spregevole, capito? Sono dei predoni, dei pirati, quindi non hanno regole. Ciao, è una merda. Cioè, usa Zangia come scudo. Sì, come scudo, veramente usa Zangia sparandole un colpo nella schiena. Che poi finisce su Gohan. Come silenziatore. Esatto. Cioè, orribile. Per me come film è super godibile. Mi piace anche il combattimento finale. Prima abbiamo citato la scena di Gohan che dice, mio padre mi ha detto che non devo mai mostrare devo essere mai debole. A me piace molto, sincero. Non molto, nel senso, non lo metto in A, però mi piace, ha una sua dignità. Il torneo iniziale, ripeto, super figo. Il fatto che facciano un torneo che non sia il Tenkaichi per una volta, io lo metterei in tranquillamente. Fra l'altro, quella B come Bojack, ok. Fra l'altro, quella è una citazione a Running Man, film con Arnold Schwarzenegger.
dove le persone che partecipano al gioco Running Man finiscono dentro questa piccola navicella e poi vengono sparati nel posto in cui vanno a partecipare al gioco, che nel film è un gioco mortale. Vabbè. E lo diventa anche in Dragon Ball, ovviamente, perché ci sono i pirati spaziali al posto solo cose così, quindi... degli artisti marziali. E quindi è da AS, perché vi ho detto solo cose positive. Ho detto solo cose positive, sì. Però comunque il film non ha un'iconicità tale da poter elevarsi, perché abbiamo parlato del film di Cooler, che ha cioè è memorabile, quello di Metal Cooler è un'iconicità pazzesca, un design unico, il Metal Cooler, il pianeta, eccetera eccetera. Quello di Broly c'ha Broly, quello di Bojack è un film bello, ma non è il film. E poi Goku da morto si teletrasporta nel mondo reale, non può farlo, diventa tipo una specie di energia, è lo spettro della forza di vero, 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 vero. Pure quella cosa, però è figa, la figa è figa, sconfessa tutte le regole fino ad ora raccontate, da un cazzottone a... non che Dragon Ball non abbia mai sconfessato le regole precedentemente stilate, però vabbè. Ma quando Muten distrugge la luna, il coniglio che è stato portato da Goku è morto. In paradiso. In paradiso, paradiso. Ok, torniamo. Torniamo a noi. Film di Broly, il ritorno di Broly. Broly non è mai morto, ma è rimasto cioè, per qualche strano motivo ha viaggiato con questa Kamehameha che l'ha sparato nello spazio. E lui non si è mai potuto spostare. Non si è mai potuto spostare ed è arrivato fin sulla Terra, dove poi è rimasto congelato per 7 anni dentro questo lago di ghiaccio. Che stronzata. Per la legge dei grandi numeri potrebbe succedere, ma visto che succede lo metto in D. Sì, vabbè, già solo la premessa è una cazzata. Però c'è, ci sono Goten e Trunks e Videl, cioè, che vivono questa avventura. No, cioè, devono gestire meglio questo ritorno di Broly. Scusami, C18 è mio Broly, ho sbagliato io. Cioè, lo potevano gestire meglio questo ritorno di Broly. Cioè, è proprio un... Sì. Allora, qua, sai che cosa non mi piace? Che Broly viene costantemente umiliato fino a quando poi non diventa... Ma qua è il film dove gli pisce in testa, giusto? Sì, esatto. Trunks gli fa la pipì in testa. E allora, lui viene costantemente umiliato, ma questa è proprio l'ultima delle cose, perché lo prendono in giro, fanno mille robette, eccetera. Fino a quando poi lui non diventa il Super Saiyan della leggenda di nuovo. Poi lo avvertono quando si caga in mano. Esatto, si caga in mano. Questo è il film dove Krillin indossa i vestiti di piccolo. Già, scena dove lui salva Gohan. Totalmente assurda, posso dire. Troppo bello. Posso dire che è una scena che non significa niente. Una scena che non ha nessun senso né scopo. Sì, esatto. Però è bella. Sì. Lui apre gli occhi e fa: signor piccolo. E lui ci fa: ciao Gohan, sono io. Nella versione l'ho censurata. L'ho aggiunto io. Fa così. Aspetti, allora, ho salvato io. Allora, devo dire. Che cazzo. Questo è diventato un altro personaggio. Comunque, Goten e Trunks in questo film sono molto divertenti. Sono Goten e Trunks alla pura potenza. È vero. E insieme a Videl vivono veramente una bella avventura. Sono loro che cercano le sfere del drago. Finiscono in questo villaggio dove fanno dei sacrifici a un drago. Posso dire, hanno fatto 2 film con Goten e Trunks. Questo e quello dopo. E li hanno fatti tutti precedenti alla loro fusione. Verissimo. Troppo cazzata. E fra l'altro ti dirò che ogni volta che Trunks diventa Super Saiyan i capelli sono diversi. È vero. Non c'ha mai la stessa acconciatura. Non ha mai lo stesso design. Mai. Una volta ce l'ha dritti, una volta ce l'ha così, una volta ce l'ha di lato. Una volta in avanti, una volta a destra. Sì, 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 non sapevano proprio decidersi su come doveva avere i capelli Trunks da Super Saiyan, non ci riuscivano proprio. Beh, comunque il film è una merda, lo mettiamo in C, per favore. Sì, alla fine veramente nulla. Però scena finale importante che ci mostra la Kamehameha padre e figlio per qualche misterioso potere che va al di là di quello del dio drago, a quanto pare, anche se sembra che le sfere vengano utilizzate ma non si sa come, Goku per pochi secondi può tornare in vita e sparare questa Kamehameha insieme a Gohan e Goten. Ma è come quella di contro Gohan, cioè di Gohan Super Saiyan 2 contro Cell, cioè non c'è veramente, non c'è veramente, è solo lui che incita, capito? Oppure esiste un'altra strega che non è Baba. Come no? Ma che cazzo, ma poi le sfere spariscono, quindi sono state usate, cioè in qualche modo qualcosa hanno fatto per pochi secondi. Loro hanno desiderato incitamente di essere aiutato, oppure il desiderio è stato che trovassero la forza e quindi è arrivato Goku, così, ma lo capiamo. Sì.
non lo so, però vabbè, io l'ho sempre, però scena iconica, l'ho sempre interpretato come Goku che in realtà non è veramente lì, cioè li aiuta come aiuta Gohan Super Saiyan 2, tipo come spettro mentale. Sì, sì, sì. No, io penso che sia apparso per poi, cioè non dovrebbe succedere questa cosa, vabbè, ovviamente è successo, non però fai... tante cose non dovevano succedere in questi film. Una tra quelle tipo Broly che cade da, esatto, da Namek, da, no, dove stavano, in un altro pianeta, Neo Vegeta che chissà in quale galassia sta, no, lo dice, sta la nella galassia del nord, aspetta, la galassia del sud è stata distrutta e quindi loro e lui tutta viene la galassia del sud è stata distrutta da Broly e loro vanno nella galassia, sarà sempre nella galassia del nord dove stanno Goku e gli altri, sì non troppo lontano forse, cioè questo ha fatto un viaggio intergalattico cadendo nel vuoto fino ad arrivare nella, in un ghiacciaio. Beh, direi almeno la velocità della luce per spostarsi così in fretta. Vabbè, comunque. No, in realtà non in fretta. Vabbè, ci mette un po' di. Ci mette un po'. 7 anni. No. 7 anni. No, fra, lui rimane congelato per 7 anni. Ah. Quello quando inizia il film è la fine del film precedente. Wow, che cazzo di velocità è? Lui rimane congelato così il per 7 anni. Il motore piega luce, cazzo. Wow, ancora più una merda, fra. Era meglio se viaggiava per 7 anni e cadeva nell'acqua. Vabbè, assurdo, come faceva? Era morto, deve mangiare pure Broly. COD. Comunque mangia, cioè... Vabbè. Si mangio cazzo, ma... COD. Voglio dire, cioè per quanto possa resistere, perché è il Super Saiyan della leggenda. E allora, questa cosa è legittimata già dal primo film, perché nel primo film si vede che viene distrutto il pianeta... Vegeta lui e Paragas e Broly si salvano perché lui si fa una bolla di energia dove respirano e si sposta su un altro pianeta, quindi è fattibile, ci può stare, però quindi lo mettiamo in C o in D? C o D? C. Boh, sono d'accordo, perché se lo mettiamo in D poi la risoluzione, poi Bio Broly dove lo mettiamo? Bio Broly è il film più bello del mondo, l'irreprensibile biocombattente. L'irreprensibile biocombattente, ragazzi, che fine fa questo? Questo è un film veramente orripilante. Ah, allora, solo l'estetica si salva. C'è una sola cosa bella. L'estetica industrial è super accapricciante alla... Non alla Cronenberg, ma all'Alien, diciamo, per... No. Ma che cazzo stai dicendo? L'estetica, l'estetica della, dei laboratori, dei guerrieri... Qual è l'unica cosa bella? Di questo film? Sì. Che ha dato l'idea per fare Super Hero. Ecco. No. Dai, dilla. Allora, l'unica cosa bella... Mr. Satana che sveglia poveri C-18. Mr. Satana che... con la musica con dell'Uomo Tigre. Dell'Uomo Tigre. Mr. Satana che quando appare... Torada, torada, orewa, torada, parabà, 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 e appare con la musica dell'Uomo Tigre. Quello è bellissimo. Me lo metti in D, per favore. C'è stato questo piccolo self insert perché il compositore era lo stesso dell'Uomo Tigre. Ci ha messo questa cosa dell'Uomo Tigre. Era molto divertente. Vabbè, dai, ci sta, cioè quello è anche un wrestler. È anche un fan fact. Sì, sì, lui è wrestler, Mr. Satan. L'uomo più forte del mondo. Quindi, non lo so, Goten e Trunks per che me, allora, per fanno questo, questa cosa... Allora, questo film aveva un potenziale incredibile. Però posso dire che è una merda clonare i personaggi, è sempre una scelta sbagliata. Ma infatti il problema è proprio che c'è Broly in questo film. È sempre film. Una scelta sbagliata. No, il problema non è che c'è Broly, è che c'è Broly ricoperto di merda. Perché se fosse uscito dalla capsula con le fattezze del Broly del film precedente, scusami, non... era uguale a film di prima. Che no, cosa doveva succedere? Già uguale al film no, di prima. Dovevano creare un biocombattente nuovo da zero. Non esatto. Dovevano usare un personaggio già esistente. Hanno rotto cazzo. Vero, vero, vero. Secondo me clonare i personaggi è una scelta sbagliata. Spremere ancora di più Broly. Infatti, il punto debole di questo film non è tanto il film in sé per sé, è proprio perché hanno sfruttato male il dover, cioè, spremere per stato... forza di cosa Broly dagli un design diverso brutto. Saresti stato contento di vedere Broly fra il design di è brutto nuovo. Perché se tu gli avessi dato un design da android distrutto con una delle fattezze tipo da Terminator, non da melma merdosa. Beh, è un androide, così non è più un biocombattente, cioè te lo devi fare metallico. Tanto gli altri sono comunque un po' cibernetici, no? Gli altri combattenti che stanno nel laboratorio sono comunque bio, nel senso che hanno, sì, esatto, sono esperimenti genetici. Tu, però secondo me, cioè, a me avrebbe fatto schifo lo stesso. Sì, farebbe cacare, dai. Vabbè, dove lo mettiamo? Comunque io basso. Lo metto in D. Ah, però c'è una Kamehameha Goten, Trunks e Krillin. Molto bella. Molto carina. Sì, con l'acqua di mare che distrugge Bio Broly, perché il mare, origine della vita, purifica le aberrazioni, purifica i mostri. Comunque non lo salverei per con niente, cioè lo metto comunque in D, che è la cosa più bassa. Se sì, pure secondo me è il film più brutto. Se mettessi in un'altra categoria lo metterei più bassa, no. Lo metterei là.
No, per me è il film più brutto in assoluto. Io lo metto in D. Io lo metto sulla parità con La risurrezione di F. Io posso dirvi che lo riguardo molto volentieri sempre. Boh. Va bene, l'idea principale biocombattente. Se non fosse per Broly, Melmoso è un bel film. Fra, ti devo dire la verità. E ti è divertente. Ti devo dire la verità. Vedere loro che devono andare a combattere. Cioè, io non mi ricordo nemmeno l'incidente. È tipo C18 che deve aiutare Mr. Satan, che viene chiamato da questi della mafia. Sì, deve fare soldi. C18 deve fare soldi. Per proteggerlo, combattere al posto di Mr. Satan. Satan. Faccio battere la mia leva. Non vale nemmeno la pena che combatta io. Sono delle cazzate. Sì. Ti posso dire che è un plot veramente orripilante. ma più interessante di Broly che cade nell'acqua. Ma sì, sono brutti tutti e due, oddio, però questo è proprio più brutto. Mettilo in D e parliamo del prossimo film, che finalmente passiamo a qualcosa di serio. Janemba e Gogeta. Il design più bello mai disegnato da Toriyama, che in realtà è la fusione di tutti e tre i nemici. I suoi nemici. Sì, ne avevamo già parlato. Janemba nasce dalle anime dei cattivi dell'inferno, e le tre anime più potenti ovviamente sono quelle. Esatto, ha questa forma innocente come Majin Buu, e poi ne ottiene una adatta al combattimento come Majin Buu, con una struttura fisica che ricorda moltissimo quella di Cell e i colori di Freezer. Nel film questo è molto meno accentuato, perché poi hanno scelto una palette diversa. Nei design originali è proprio tutto viola, sì, bianco, è proprio Freezer. Il design originale praticamente è la fusione di tutti e tre i personaggi. Tra l'altro il fatto che abbiano usato come base per Janemba il Cell base, perché la forma è quella di Cell base, non di Cell forma perfetta, io lo apprezzo da morire, perché il miglior Cell è il Cell forma base. Comunque, poi è un grossissimo film, c'è cioè una grossissima citazione a Ghostbusters. Vero, bellissima citazione a Ghostbusters, con tutti i fantasmi che tornano sulla Terra, sì. E fra l'altro c'è Paiquan che insulta la barriera, super divertente quel momento, come fanno anche in Ghostbusters. Posso dire che anche la forma di Janemba Grass è, diciamo, lo Stay Puft. Mi piace graficamente il fatto che ci sia una certa differenza tra quello che succede all'inferno e sulla Terra. Sì, sulla Terra è super divertente, uno stile molto più retro. Esatto, con le linee grosse, colori un po' pastello, sfondi irregolari, poi c'è Hitler. Boh. Vabbè, c'è anche Dracula, se per questo. Fa ridere. C'è Romeo di Romeo e Giulietta, c'è Dracula, potevi dire qualsiasi altro personaggio. Però invece fa ridere. Cosa. Dilla. Che bella metamorfosi. Vabbè, che bella metamorfosi. La mia sub. Dove lo mettiamo questo? In S, ma senza pensarci proprio. Ragazzi, se questo va in S, guardate che c'è anche il prossimo, Ovvio. Ma comunque il pugno con cui uccide con cui sconfigge Janemba nella forma base è probabilmente l'attacco più bello che io abbia visto in Dragon Ball, molto meglio anche del cannone distruttore di anime. È proprio, cioè, è perché, a parte che cazzo, finalmente un po' di, tra virgolette, arti marziali pure. Vero. Saiyan 3. Vediamo delle cose. Bellissimo. Sì. Io penso che la scena di Goku che diventa Super Saiyan 3 all'inferno sia una delle scene più belle di sempre. Molto bella. Ma proprio con Masako Nozawa che si distrugge le corde vocali, ma un urlo lunghissimo. Sì. Tutto che converge intorno a lui con degli bei effetti speciali digitali, con tutto il mondo che si distorce. Molto particolare. Forse il picco più alto, cioè stilisticamente raggiunto dall'anime. Bello. Di Z, chiaramente. Bello. L'eroe del pianeta Konatz, che in originale si chiama, se non lo farà Goku, chi potrà farlo mai? Vero, sì. Molto didascalico come titolo. Come in realtà tutti i titoli che sono stati cambiati. Ma alla fine, infatti noi in Italia abbiamo mantenuto questo spirito didascalico con le puntate. È vero, sì, con le puntate sempre. Goku vincerà mai Goku contro il potente Freezer? Nel prossimo episodio, la sconfitta di Freezer. Wow. Allora, vinto. Allora, poi vediamo. Vabbè, non lo vedo l'episodio. Esatto. Allora, è un film dove Goku non è protagonista. Il protagonista è Tapion. È un personaggio completamente originale. I protagonisti sono Tapion e Trunks, che vivono questo rapporto molto particolare di fratello maggiore e fratello minore. Perché Tapion ha perso il fratello minore, e dentro di lui e dentro Minotia, questo fratellino che ha perso, ci sono
le due parti di questo antico demone millenario che deve essere mantenuto separato, altrimenti potrebbe causare la distruzione di tutti i pianeti, eccetera, eccetera. Dall'altra parte Trunks, che in realtà è già influenzato dai viaggi temporali dell'altro Trunks, ha la mancanza di un fratello maggiore di una, o di qualcuno che gli faccia... Sì. Ma non è vero, è semplicemente... Il parallelismo di Trunks che ha bisogno di Gohan adulto, che in questa linea temporale non c'è. Comunque, è solo no, è invidioso, già del fatto che Goten abbia Gohan. Abbiamo parlato del fatto che c'è il film di John Imba, una citazione di Ghostbuster. Dentro questo film invece c'è una citazione gigantesca di Legend of Zelda, in quanto Tapion è il miscuglio tra Link e il protagonista di Chrono Trigger. È vero. E l'ocarina di Tapion è ovviamente un rimando all'ocarina del tempo di The Legend of Zelda. Ma questa cosa è vera? Sì. Quando è la prima volta che vedere quando è uscito l'ocarina? Io non so se è vera sta cosa. Ocarina of Time è uscito su Nintendo 64, che dovrebbe essere non ricordo, il GameCube del 2003. No, fra, non ci siamo proprio. Perché, scusa, di no, tipo, secondo me non è mai vero. Questo tipo film Tapion è del 94, 95. Sì, tipo, 95, è del 95. Scusa, allora, Time di chi 98. Del 98, allora non può essere. Quindi, Zelda, copia... Ma quindi sono vittima dell'effetto Mandela. Sì. È il contrario, fra. È Link che ha copiato Tapion. Tutto a posto. Ma per forza, ragazzi. Ma di per forza. Allora, in Europa il 98, in Giappone il 96, e anche fosse Tapion cambia niente, perché il film è uscito in Giappone a luglio del 95, il che vuol dire che la produzione è iniziata almeno un anno prima, quindi però no, aspetta, l'ocarina Link la usa anche in A Link to the Past, cioè l'ocarina è un oggetto che è sempre stato presente in Zelda, e A Link to the Past è del Super Nintendo, che è dell'84. Ok, ci sta, vero. Sì, cioè il Super Nintendo dell'84, il 91. All'inizio del 91. E usa l'ocarina? Sì, sì, usa l'ocarina, lo so perché l'ho rigiocato recentemente sull'online della Switch, perché questo è il mio Zelda preferito. Ok. Vabbè, comunque è divertente. Allora sì, allora ci può stare. Vabbè, comunque è divertente sto fatto. È un bel parallelo. E c'è una cosa che mi piace di questo film, che costantemente si... Chi non è ancora in esso? Perché ancora non abbiamo spostato. Ancora abbiamo finito. No, ma per me potevi già mettere e poi parlarne. Vabbè, poi alla fine lo mettiamo. Secondo me si creano delle belle immagini in questo film, perché si ricorda sempre che sono incompleti questi personaggi. Sono incompleti nel senso che Trunks si sente incompleto perché non ha un fratello maggiore. Mm. Tapion si sente incompleto perché il suo è morto. Sì. E c'è il fatto che lui abbia dentro un mostro, e c'è l'altra parte del mostro che vuole ricongiungersi con lui. Sì. Quando gioca con Trunks, Trunks gioca con un robot che quando cade si divide in due. È veramente una bella immagine. Cioè, questo film si impegna tanto a farti sentire questo rapporto, queste sensazioni. È un film che più di tutti gli altri racconta i sentimenti dei personaggi. Sì, sì, sì. È molto molto bello questo. Infatti... E poi è un Kaiju Eiga fatto e finito, perché ci sta Hildegard che quando appare comincia a distruggere la città dell'Ovest. Sì, e loro, cioè, ci sono Gohan e Vider che combattono all'inizio, che sembra proprio un film di Godzilla, stupendo. Ma là, se non sbaglio, sono entrambi vestiti da Great Simon. Sono vestiti da Great Simon. Per la prima volta che Simon lui capisce, inizia a intuire come si potrebbe combattere contro questo mostro, e poi quando ci ritorna la seconda volta, dà il suggerimento al padre, in forma alta. Non è più con gli abiti da pezzare. Non è più un coglione, ok, chiaro. No, vabbè, era... Sai, io non sei in cibo. Vegeta nel palazzo che si sacrifica per salvare dei civili. Vegeta che... Great caratterizzazione, subito! Vegeta che letteralmente... qualche mese prima ha ucciso tutti quanti al torneo. Però poi la... Dannazio memorie di Vegeta, come sempre! Sì, Vegeta fa veramente poco. Si incazza solo perché dice: mi hai distrutto la casa. Come ti sei permesso? Questa è casa mia. Tutto. Però è un bel gesto quello che fa di difendere bella, le persone. Bella scena con i vetri che si spaccano. Vabbè, lo metto in essa. Dai. Siamo a parlare dei tasti dolenti, su. Allora, che poi manco tanto dolenti sono. Il primo no, il secondo io mo ci appiccichiamo sulla risoluzione di F. Non lo so. Perché mo vediamo. Da D. No, non lo so, mo vediamo. Se volete già solo mettere un C, io me lo... No. Allora, un pugno. Battle of Gods ha una dignità. Ritorno del di Dragon Ball. Ritorno del brand. Dopo 2013. 19 anni. 2013. La cosa migliore è che nel titolo c'è scritto Dragon Ball Z. Esatto. Che è quello che però rovina in parte il film successivo. Già. Allora, ma in realtà, voglio dire, ragazzi, retcon a tutta forza. Qui
viene retconnato di nuovo il fatto che, sai, Super Saiyan, ok, iconico, fantastico, ma non serve a niente. Ma sai che in realtà il vero Super Saiyan più potente di tutti i Super Saiyan è il God. E poi due film dopo è stata re-retconnata perché torna, esatto, il Super Saiyan leggendario, poi, quello canonico, però, sì, guarda qua, poi diventa questo Super Saiyan. Vabbè, quindi per me c'è un solo problema questo film: il metodo con cui viene creato il Super Saiyan God. Ma sai che... il rituale. Sì, e allora io lo so che può essere difesa quella cosa. E io capisco che un Dragon Ball moderno va benissimo, ma io voglio capire, ma se in realtà esiste... secondo me è molto vecchio, altro che moderno. Sì, ma se esiste un Super Saiyan God e in passato esistito un Super Saiyan God, perché Whis ne parla in modo chiaro, è già esistito Bill e Yamoshi palese. Sì, ma chi cazzo sono i 5 Saiyan dal cuore puro che s'hanno pigliato per mano e hanno fatto giro giro tondo, casca il mondo, casca la fissa, tutti giù per terra? È giusto, chi cazzo l'ha fatto? Noi ci concentriamo su Yamoshi, ma giustamente per fare il rito a Yamoshi, gli altri 5, ma chi cazzo sono? Vabbè, altri 5, buono. A meno che non sia nato lui come Super Saiyan divino, ma comunque allora perché, se lui nasce come Super Saiyan divino, il rituale per diventarlo è mantenersi per mano? Vabbè, non è... non... allora, secondo me questa è la cosa minore in realtà, perché tante volte... c'è un problema. Abbiamo visto Shigeyasu Yamauchi che fa dare a tutti quanti l'energia a Goku per sconfiggere Broly. Quello, cosa cambia? Quello, io esatto quello voglio arrivare. Se tutti quanti gli avessero dato la propria energia in quel modo, con il feto dentro Videl, che diciamo presa, diciamo, non coscienza, ma comunque vittima, cioè, degli eventi. Sì, esatto, diciamo. A volte i bambini nella pancia si possono un po' influenzare. Capì? Tipo con la musica, o gli parli. Cioè, sarebbe stata una cosa. O mangi tipo delle cose particolari e quelli si muovono. Lo fanno, eh. Scusa, immaginati un Goku investito dall'energia dei suoi amici, talmente traboccante, perché l'energia dei suoi amici, cioè, va oltre quello che può contenere il corpo di Goku, talmente traboccante di quell'energia, quasi stare male, riuscire a trasformarsi per, diciamo, il sacrificio della propria energia e per il fatto che deve difendere la Terra da Beerus, si trasforma in un Super Saiyan leggendario divino. Quanto sarebbe stato meglio di... teniamoci per mano, mettiamo Goku in mezzo, ci facciamo il cappottone e poi, wow, capelli rossi. Allora, non è aggressivo e duro e anche macio, no, come era Dragon Ball prima. Io sono disposto a dire è vera questa cosa. Semplicemente, in quanto inizio di Dragon Ball Super, perché poi è vero che il film è Dragon Ball Z, però poi viene ripescato per il brand, certo, diventa Super. Vabbè, era, diciamo, già il terreno pronto per riraccontare Dragon Ball a modo nuovo. In quanto Dragon Ball Super è quello che deve distruggere lentamente Dragon Ball GT. Infatti, e quindi rituale, il rito rituale uguale, tale quale è quello di Goku di far full diventare power, Super Saiyan 4. Goku Super Saiyan 4 full power, wow, quindi viene riutilizzato. Ma è una cosa... cerchio, sì, sì. Ma guarda che il problema di Dragon Ball GT è che in GT venivano ripescati degli elementi tipici dei tokusatsu. Infatti questa cosa qua di loro che si tengono per mano e dando l'energia a uno è letteralmente un Ultraman, ma voglio dire. Ma io non lo sopporto, cioè... perché come hai fatto tu notare, il fatto di scambiarsi l'energia è una cosa che succede, ma se succede in un determinato modo, perché non continuare in quel modo? La scena poteva essere veramente finita, il Super Saiyan God poteva essere iconico veramente tanto. Invece me l'hanno reso una merda, ridicolo. Il design, tutti quelli che si sono lamentato, ah, Goku è diventato sicco, cazzo te ne fotti che è diventato sicco, non ne siamo più negli anni 80, non c'è più che in Shiro con Raul, sì, con Padre Nero che schiatta uno con lo zoccolo, diventa una montagna solo in quel momento, quel di cavallo. Non me ne frega un cazzo che è magro, però fammilo trasformare con una cognizione di causa, perché se tu mi devi dare dei nuovi canoni, io gli devo poter credere. Non posso credere che allora basta veramente tenersi per mano per creare un Super Saiyan leggendario, e soprattutto che devono esistere 5 Saiyan pure di curi, quando poi i Saiyan sono sempre stati raccontati, perché poi è stato reso canonico che i Saiyan erano una merda anche prima, con lo special su Bardock che diventa Super Saiyan. Quindi non puoi manco dire no, ma magari poi non era vero che i Saiyan erano delle razze spartane. No, ormai lo sappiamo che sono una merda i Saiyan, quindi da dove vengono questi Saiyan pure di pure? Però poi, allora, tu perché adesso vedi questo nell'ottica vecchia di Dragon Ball Z, ma lo devi vedere nell'ottica di sto raccontando Jaco, che è la storia di questo alieno che arriva sulla Terra per sbaglio. Dopo si scopre che Jaco doveva fermare un Saiyan che stava arrivando sulla Terra, che era Goku. Subito dopo questo viene raccontato Dragon Ball Minus, che è la storia di Bardock. Me lo ricordo Dragon Ball Minus. Che tra l'altro penso che sia qua, no? Non c'è perché comunque fa parte della storia di Super Broly. Sì. E la storia di Dragon Ball Minus è: guarda, Bardock non è così
cattivo. Anzi, lui torna su Vegeta proprio perché ha questo presentimento. Va dalla moglie, tu vedi che c'ha la moglie, vedi sì, che comunque le vuole bene, vedi che ha un attaccamento con Goku. Bardock non è e ti fa capire. No, però questa cosa è fondamentale in realtà, che tu fino ad ora Bardock non sai chi è. Okay. Tu Bardock non sai chi è. Non esiste, perché quello che noi sappiamo di Bardock viene da quello special televisivo dove lui è Saiyan vecchio stile, come tu sai che sono tutti pezzi di merda, sono tutti cattivi, eccetera. Non esiste più quel Bardock, sono d'accordissimo. Quello non c'è più. Però... il Bardock che esiste per Toriyama, che non è mai esistito in realtà, soltanto un disegno. Alla fine l'ho accettato, ho detto sì, ok, sì, esatto. Esiste, vaffanculo. Esatto, il Bardock che esiste per lui è questo Bardock che... non è una merda, anzi vuole proteggere il figlio. Vabbè, ha dei sentimenti Toriyama, che lo legano a lui. In quanto Toriyama fan ha dovuto fare proprio le origini purissime di Superman. Sì, sì, sì. Già prima si somigliava, poi l'ha proprio preso. Sì, ragazzi, ora è proprio Superman. Ragazzi, però, quindi tu devi vedere Kami to Kami in quest'ottica ragione, di rottura con il vecchio Dragon ragione, Ball. Hai ragione, ma Bardock non era una merda come era il Bardock della, diciamo, dello spin-off di Z. Ma nemmeno un santo, perché resta un Saiyan, resta un conquistatore di pianeti. Certo, poi lavorava per Freezer, stava tornando da un pianeta che stava distruggendo, voglio dire. Cioè, certo. Capì? Non, era lavoro, chiaramente, lavoro. Stiamo comunque di una razza che fa questo e che ha sempre fatto questo. Hanno retconnato il fatto che Bardock non era un figlio di puttana che faceva mio figlio a un livello di combattimento di appena 2. Puh, oh, che schifo, che monnezza. No, ok, non è più quel Bardock. Tipo dice, poteva scipeggi radici, ci è riuscito. Cioè, già, capito. È orribile. Cioè, ok, siamo d'accordo che non è più quello il Bardock. Casa fatta no. Moglie che non riesce a partorire un Saiyan decente, stupido. Vabbè, però posso dire che questo film c'ha una delle scene più belle del mondo, quando Vegeta si incazza, Beerus che dà lo schiaffo in faccia a Bulma. Vegeta, ah, okay, allora, la mia Bulma, parliamo delle cose belle di questo film. Il film è bello, okay. Secondo me, allora, le animazioni sono belle. Beerus è un bel personaggio. Beerus e Whis sono i personaggi meglio riusciti a Toriyama negli ultimi anni. Ci sta il design del God, semplice ma efficace. Secondo me è un bel personaggio. Funziona. Il combattimento di Goku God contro Beerus, bellissimo. E soprattutto Goku perde. Vero, Goku perde. Bellezza. Con Beerus dice ero ammalapino il mio 80% del potenziale. Poi hanno retconato. In realtà era tipo il 10%. Sì, sì, sì. Perché ogni anno la retconavano. Il 80% effettivamente vuol dire che era quasi al massimo. Quindi sì, era infatti, una cazzata. Io. Sì, sì, sì. Ma poi, soprattutto, secondo me c'è una cosa grave in questo film. Che poi anche quella è stata retconata. Cioè il fatto che Goku... in forma Super Saiyan riesca ad usare il potere del Super Saiyan God. Quando perde il colore di sì, God, esatto, perde lui non si accorge God. Nemmeno che esatto. Era Super Saiyan. Sì, quella è una esatto. Cazzata. Beh, l'hanno scritto un po' a capo, perché probabilmente poi hanno detto ok, allunghiamo di un bel po' il brodo. Sì, sì, sì. Vabbè, che poi ci... allora, sai che cosa poi mi fa sembrare? Che ok, abbiamo fatto questa forma God, però non ti preoccupare, perché comunque lui è sempre Super Saiyan. Cioè non ti preoccupare, spettatore, anche tranquillo. Se c'è questa forma, noi abbiamo sempre la. Hai capito? Sono caracciallo, guarda. Però sì, è una merda. No, cioè, perché no, si vede che non ci credi davvero fino in fondo. Fallo God e basta. Comunque, ripeto, per me. Infatti, per me Super ha fatto meglio, da questo punto sì, di vista. Sì, sì, sì. Super ha fatto molto meglio. La perché battaglia di. Sì, la battaglia di Goku God contro Beerus è incredibile. Cioè, secondo me anche lì è un po' esagerata. Nel senso forse che ha fatto meglio solo in quel frangente. Perché sì, sì, sbagliato sì, su sì, tutte le sì, altre. Sì, vabbè, sì, certo, certo. Voglio. Però penso che abbia fatto bene lì. Vabbè, dove lo mettiamo questo? Ribadisco, per me l'unico problema del film è il rituale, quindi se quello è l'unico problema di un film che comunque offre tanto eccetera eccetera, per quanto me... ci siamo divertiti quando siamo andati al cinema, ma sì, almeno A lo metterei pure io A, perché veramente è stato divertente, è stato un momento di riunione fortissimo. Quanto non ci siamo divertiti a vedere Freezer che ritorna. No, allora ti giuro, quello è stato il film dove ho detto non capisco dove vogliono andare a parare, che poi era fare una nuova serie, perché quando è uscito questo in estate annunciarono la serie e non sono rimasto molto contento. Io di questo film non salvo nulla. Allora, no, non salvo nulla, no. Io non salvo nulla. Trovo divertente il fatto che Freezer stia subendo una punizione all'inferno con tutti gli animaletti simpatici e lui che si incazza e dice no, io odio le cose belle. Lo rende didascalico, lo rende Vabbè, un po' stupido, okay, lo so. È una gag divertente, ma il film non può salvarlo una gag. No, lo so, lo so. E poi, sinceramente, il fatto che abbiano tirato fuori la storia che
non mi sono mai allenato. Se si allena diventa fortissimo, cioè tu non ammetti. Sì, no, questo è insopportabile proprio. Posso dire sono riusciti anche a fare una, cioè l'unica cosa che è sempre riuscita bene a Dragon Ball nel brand è appunto le trasformazioni. Fa schifo. Mi hai completamente no, a parte Golden mi hai completamente smorzato l'entusiasmo di poter vedere una nuova forma di Super Saiyan Blue. Cioè come bruttissimo come la raggiungo, come la mostro. Vabbè, tu non la vedi mai come la ottengono. Nel senso, ok, fino adesso abbiamo scherzato, sono anche Super Saiyan Blue. No, ma fammelo raggiungere con è una merda, perché praticamente ti dice: ah, hai presente il Super Saiyan God? Io quando sono in Super Saiyan God, in realtà è la mia forma base della divinità, e quindi posso diventare Super Saiyan. Ma che cazzo vuol dire? È comunque il ma fatto fammelo che... raggiungere dopo uno step. Cioè, fai che la battaglia sia anche la vincente, tipo in difficoltà, sì. E poi diventi blu. Bravo, esatto. Così sembra che veramente tutta la battaglia stai pigliando per il culo Freezer. Cioè, quelli non combattono nemmeno insieme. Sì, sì, è vero. Anzi, poi Goku e Vegeta combattono tra di loro perché Vegeta si esaurisce. Si esaurisce perché dice: ma perché non usi i poteri che abbiamo scoperto? Il fatto è che lo sapete solo voi due idioti. Se lo raccontate anche agli spettatori, è meglio. Sì, ma poi quanto cazzo è stupido il fatto che Freezer possa scegliere il colore della sua trasformazione. Ma quello fa ridere tutto. Fa ridere l'inizio, fa ridere quello, fa ridere il fatto che comunque lo è ridicolizzato dall'inizio alla fine Freezer, anche questa cosa è ridicola, pure il fatto che lui debba contare sul, come si chiama, il koala Sorbet che spara il laser a Goku. Ma poi che scena patetica, Goku in forma Super Saiyan Blue che viene ferito da un laserino. Dai, sì, è proprio orripilante, veramente film di brutto. Però fighissimo sapere quanto è potente un angelo. Quella è l'unica cosa figa del film, vedere quanto è potente un angelo. Sì, io, eccomi. Fortissimo Angelo Masu. No, gestisco il tempo. Allora, D non ce lo mette, è troppo basso, sinceramente. Ma che cazzo, io ho un cazzotto in testa. Ma non hai detto nessuna cosa positiva. Vai a fare il culo. Vabbè, ma c'è la scena. Vabbè, ma lui è un Black Freezer Enjoyer. Il cazzo io vuoi dire sto, cioè dai, vabbè, c'è la scena dove Beerus si mangia una coppa di gelato gigante. Ma wow. Che tra l'altro questo film possono anche cancellarlo. Tanto Golden Freezer puoi tranquillamente giustificarlo quando viene ripescato per il trono del potere. Sì, voilà, sono diventato Golden. Vuol dire, guardate, altro inferno, mi sono allenato pensando. No, tra l'altro, sì, è vero, questo fatto che Se puoi eliminare questo film, puoi sganciare questa storia non cambia niente. Tra l'altro, se l'avessero sganciato, sarebbe stata una figata a vedere Freezer combattere contro Frost e là sbloccare la forma Golden. Dice: tu pensi di essere come a me? Tu non sei come a me, tu sei una merda. Boh, incazzato nero. Però sarebbe stato meglio se Freezer diventasse Golden per la prima volta. Questo film ci ha dato Non potevano giustificare la scelta di portare Freezer invece di Majin Buu, perché il dislivello di potere. Vabbè, sta Muten, perché non portare Majin Buu? Vabbè, ci sta Muten. Allora questo film comunque ci ha dato il design più bello di Gohan, con la tuta dell'Adidas verde che combatte. Gohan Scugnizzo. Va bene. Per me è troppo bello. Comunque resta in D, e se non ti stai zitto ti faccio creare anche un F solo per quel film. Special televisivi di Dragon Ball Z. Cominciamo con le origini del mito. Storia di Bardock. Bellissima. Posso dire uno dei film, uno degli episodi speciali più belli in assoluto? Bellissimo. Cioè... A parte Solid State Scouter, penso sia una delle canzoni più belle di sempre. Stavo per dire, ha un audio design questo special che non ha senso. Bellissimo. Con i suoni dello scatto della macchina fotografica. L'otturatore, mamma mia. Troppo bello. La squadra pure è bella. A me rimane impresso da quando. Toma. Io questo qua l'avevo in DVD, e quando ero bambino e vidi per la prima scena, cioè per la prima volta, Bardock che si toglie la fascia. Pulisce il sangue del compagno, con rispetto però un po' dicendogli: sei una merda, sei morto, perché lui comunque ce l'ha questa cosa, si sente tra, cioè là in quel momento c'è il contrasto tra il ok, il mio compagno è una merda perché è morto, però cazzo ci hanno tradito, quindi non è colpa sua, è impregna di sangue. Sì, lui lo fa perché quello è il sangue della vendetta. Capito? Cioè fosse successa un'altra cosa avrebbe detto sono morti perché sono stati deboli, sono scarsi, ma lì è perché li hanno traditi, allora quel sangue rappresenta il tradimento di Freezer e dei suoi. No, ma poi è proprio
la tauromachia, no, la tauromachia no, perché non è un animale Freezer, la titanomachia, però cioè, abbastanza un questo, animale di questo l'animale. Saiyan che si lancia da solo contro una divinità, praticamente circondato da tutti quanti l'esercito di Freezer che provano a fare qualcosa, ma, il culo che non ci ma lui si mette la schiatta al culo a tutti quanti, poi alla fine esce Freezer e finisce tutto. Lui è come Arianna, ha la possibilità di interrompere la guerra, di far sapere a tutti che potrebbe succedere qualcosa, nessuno li crede, chiaramente nessuno crede a Bardock, lui racconta sta cosa e dicono vabbè ma te sei matto, come è mai possibile quello che stai pensando, noi siamo utili, serviamo, siamo un esercito, invece sono poco più che granelli di sabbia. Mi è venuto in mente però la scena più ridicola che abbia mai visto in tutta la mia vita, quando Re Vegeta fa noi insieme siamo forti, Freezer ci teme se siamo insieme. Vanno davanti a Freezer, scimmie forti insieme. Scimmie forti insieme. Sì, è proprio così. Però non aveva torto, perché effettivamente temeva la nascita del Super Saiyan. E anche il fatto che se stanno insieme sono più forti. Infatti loro, perché insieme possono fare il rituale. Due, come torna tutto. Comunque no, il Super Saiyan God era lì. Comunque Oyu è bello e poi è bello, è cattivo, cioè, ma è ragazzi, 90s, ma possiamo, forte. Cioè hanno usato Dodoria in quel film. Vero. Dodoria figlio di Troia. Che si vede il fatto che lui, ok, era potente per quei. Vero, per loro sì, chiaramente. Cioè figo come cosa, capì? Hanno usato un personaggio che noi conosciamo e Zabba è così potente che non combatte. No, che non combatte. Troppo forte. Rispetto a loro, troppo forte. No, bello proprio. Ah, io lo metterei tranquillamente in A. Sì, io sono d'accordissimo. Special TV sul passato di Trunks. Hanno fatto un buon lavoro. Allora, posso dire? Emotivamente ha il suo impatto. Per me è straordinario. Non è uno special TV eccellente. Secondo me è ti parla al cuore, però. Per motivi diversi, quello di Bardock è meglio. Sì. Però vedere la storia di Trunks e vedere lui... Miglior così... Gohan, muore pure. Miglior Gohan che muore, vabbè. Gohan, fra l'altro, ha i capelli... Fateci caso, nessuno ci fa mai caso a questa cosa. Ha i capelli uguali a Goku. Ha la cunetta come Goku e poi dei ciuffetti piccoli. Però più piccoli. Esatto. Cioè che non ha, diciamo, la capigliatura, ma c'ha i ciuffi che sono quelli di. Sono proprio come quelli di Goku. No, comunque è una figata. C'è la tristezza di Gohan perché deve. Naturalmente si rende conto. Che non è come il padre. Che non è come il padre, dice. Io ho indossato questa tuta perché speravo mi desse la stessa forza che aveva dato a mio padre, ma non ci è riuscito. E allora si vede palesemente che il suo piano B è crescere Trunks e farlo diventare forte. Lui sa che prima o poi succederà questa cosa. Vuole dare a Trunks il destino che nella linea temporale nostra ha subito lui, praticamente. Letteralmente. È vero. È proprio così. E ragazzi, la trasformazione di Trunks, ma quanto è bella. Bellissimo, fra. La scena dopo che Gohan è stato distrutto dai due cyborg per salvare Trunks. Scena è Gohan morto riverso a terra con la faccia nell'acqua. Semaforo che lampeggia con la luce rossa. Pioggia scrosciante, no. Trunks che arriva, lo guarda, sta una merda. Gohan, vede che non si rialza, piange, si impazzisce dal dolore, si gratta proprio la testa come un matto. Ma in quel momento è palesemente arrabbiato con se stesso. Sì, perché dice sono stato inutile, guarda la cosa ho fatto. La scintilla della rabbia, ci vuole sempre il Super Saiyan nel la scintilla della rabbia con gli occhi che si allargano. C'è l'odio verso se stesso, verso la propria debolezza. Esatto. Bellissimo. E lui diventa Super Saiyan per la prima volta perché è un debole del cazzo con i cazzotti a terra. Spacca tutto intorno a lui. E poi c'è pure quel momento dove tipo il terreno si assesta, che dà un altro colpo in più, è bellissimo. Ma poi che bella idea, bellissimo. Un personaggio cinema. Un personaggio meno amato, avere il protagonista con un solo braccio che non sta perché l'ha perso in combattimento. Nel futuro sempre si perde un braccio, un altro, sì, qualcosa, un occhio, un braccio. Qualcosa devi perdere perché sì, più vai avanti, sì, più devi perdere. Sì, 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 è così. Comunque è meraviglioso. Sì. E 17 e 18 sono molto diversi da quelli che poi vediamo nella linea temporale di Goku. Stronzi. Sì, sono cattivissimi. E insopportabili. Sono cattivissimi, però lo vedi che. Lo vedi hanno che sono ancora proprio emozioni umane, però tipo sì, la si malizia, vogliono divertire, la paura, sono cose che vivono ancora. Sì, capito, cioè sono comunque umani. Hanno solo l'empatia, hanno perso l'empatia praticamente. Vero, quella non ce l'hanno. Sì, comunque lo metto in A.
cioè è quel livello di follia, e comunque la follia è sempre umana, certo. Hanno quel livello di follia che i 17-18 nella linea di Goku non hanno. Sì, io lo metto in A al pari di quello di Bojack, cioè di Bardock, perché ho detto Bojack. E dici Angelo, lo mettiamo in A, è bello, bello, bello. Livello emozionante. Special televisivi. Sì, è forte, dai, è forte, è forte. Cioè per me sarebbero anche entrambi in S. Io sarei propenso a metterli in S, perché considera che sono degli special, capi? Quindi... hanno un'energia che non dovevano necessariamente avere. Comunque... entrambi raccontano però una lore che poi diventa trama. No, sì. Ma poi soprattutto sono comunque quelli, secondo me si perde quelli, un po' di magia. Quelli più visti. Dici? Sì. Perché alla gente piace tra sapere il passato. Tra questi due, quelli di Gogeta e Tapio, sono i più visti di Z. Vabbè, mettiamoli in essa, va. Sicuramente sono i più visti. Ragazzi, yo! Il ritorno di Son Goku e i suoi amici. Questo è quello con... Avocado. Avocado. Vabbè, è un episodio divertente, stupidissimo. Io lo considero medio. Posso dire comunque meglio di Bio Broly e sicuramente C. Ma no. Per me anche B, no, guarda, no, perché è un'avventura leggera. Non mi piace lo stile dell'animazione C, perché no. sembra che vabbè, è comunque sai un cosa, è una roba basic, che era tornata. Che anno era quando è tornata? 2009, tipo. Sì? Sembra che ti volessero prendere per il culo. Nel senso, ok, abbiamo fatto una roba di Dragon Ball, però forse vabbè, non no. Mai più. No, vabbè, era per celebrare prima di tutto i 40 anni di Shonen Jump, ma era anche qualcosa fatto senza il progetto Super, quindi è che sì, cosa? Sì, sì. Un'avventura di Z che si mantiene in linea con quello che si è raccontato in Z. Cosa si è raccontato? Questi fratello, sono i più forti in assoluto. Conosciamo il fratello di Vegeta. Sì. Con la moglie. Tarball e la moglie. La moglie che non è un Saiyan. No, la moglie è quella esserino con la testa rotondissima, così ovale, strano proprio. Marcello, sei te? Marcello, sei te? Con le orecchie grossissime. Però che cazzata il fatto che Vegeta abbia un fratello che non si è mai saputo un cazzo. Quindi allora sono due principi. Però che, vabbè. Allora voglio dire. Accettiamo, non me ne frega un cazzo. Mi permetti? Bene. Allora, se questa è la critica, che cazzata che Goku c'ha un fratello che esce dal nulla. Che cazzata che Bulma c'ha una sorella che esce dal nulla. Infatti sono d'accordissimo, sono tutte cazzate queste. Vabbè, allora non prendiamolo come critiche, no, perché no, proprio lo fa sempre. Ti ripeto, ho detto è una cazzata, però mi va bene lo stesso, ma comunque okay. Per me va in C. Più c'è una cazzata che hai fatto vedere il fratello e poi non torna più. Vabbè. Bruciato come personaggio. Sì, è un po' un peccato. Ma poi quanto è giovane il fratello di Vegeta, pare una creatura. Ma pure Vegeta è una creatura. No, è solo basso. Caratterialmente. Cioè, Vegeta quando arriva sulla Terra, che è già adulto, rispetto a Goku, sembra un bambino. Sì, però. È pure più grande di Goku. Ed è più grande di Goku. Gli dai, però, l'età che ha. Non dici questo tiene 8 anni. Il fratello di Vegeta sembra che abbia l'età di Trunks e Goten a momenti. Poi è vero, è troppo piccolo. Sì, quello sì. Quando cazzo vabbè, è quello è morto Re Vegeta. Che cazzo l'ha fatto? Soffre di nanismo. Guarda, immagini il primo personaggio manga che soffre di nanismo. Oppure tipo Benjamin, allora, in realtà è più grande di Vegeta e soffre della sindrome di Benjamin Button. Palesemente Toriyama quando ha pensato a Tarball non si ricordava quando Vegeta arriva sulla Terra e quando viene distrutto il pianeta, perché e altrimenti quando è morto il padre. Chiaro, non se lo ricordava, perché altrimenti Tarball dovrebbe essere un po' più grande. Tarball però dovrebbe avere l'età di Goku. Sì, sì, esatto, dovrebbe essere grande, sì, quanto Goku. Dovrebbe avere. Non può avere meno dell'età di Goku, chiaramente, perché quando è nato l'hanno sparato via. No, e poi il pianeta l'hanno distrutto. Cioè, ha l'età dei figli a momenti, è proprio strano. Vabbè, a sti cazzi, mettilo in C, andiamo avanti. Però saltiamo il prossimo film, perché non si voglio avventurina, nemmeno, dai, non avventurina. Voglio nemmeno parlarne di questo che arriva dopo, perché non ha senso. Se non allora, questo è il film che ha fatto nascere una grande amicizia tra me ed Angelo Masullo. Vieni qua, abbracciami, mio fratello. Dragon Ball Evolution, il film più brutto del mondo nella storia del cinema. Come dice Marco anche Merino, palle del drago evoluzione. Anche se vi posso dire una cosa. Dici. Noi l'abbiamo anche rivisto recentemente. No, secondo me se dice, se non si chiamasse Dragon Ball. No, Fra, non è vero proprio, perché fa piangere. No, abbiamo riprovato a vederlo. Pure se non si chiamasse Dragon allora, sarebbe brutto lo stesso. Noi provavamo a rivederlo e dicevamo, ok, dopo tutti questi anni vediamolo, forse ne rideremo. Dopo tutti questi anni fa ancora schifo. Sempre. No, ma non si riesce neanche a ridere. Io ti sciongo le mani. S solo perché abbia creato questa amicizia improbabile fra me e lui. Allora, posso dire una cosa? Lui si è salvato. Fra, pure se mettesse fine alla guerra, io non lo metterei in S. Mi limiterei alla A. Allora, posso dire una cosa, però? Allora, c'è una roba in Dragon Ball Evolution che effettivamente loro non ci hanno mai pensato in Dragon Ball e poi l'hanno fatto in Super, e secondo me è un'idea molto intelligente quella di usare il ki per far rivivere le persone.
Cioè, se il Ki è energia vitale, in Dragon Ball Evolution loro lo fanno dando energia agli altri, dando energia a Muten per farlo rivivere. L'uccellino, Freezer. Vabbè, ma l'uccellino gli dà un po' di energia Freezer, così. Ma in Super si usa meglio. Ma no, ma no, ma sì. Ma allora, prima di tutto, l'uccellino del film non fa parte del canone di Dragon Ball, però quindi Freezer sì. Ma Freezer mica era morto, gli dà un po' di energia, così. Però intanto si ripiglia. Ma quello era morto! Cioè, Muten è morto nel film. È morto, resta. E gli dà l'energia. E in Super fanno più o meno la stessa cosa. Secondo me è una bella idea il fatto di usare il Ki per ridare la vita agli altri. Ma è okay. Che senso hanno le sfere del drago? Puoi gentilmente metterlo in D adesso? Scusate, ma che senso ha avere le sfere del drago se puoi pure resuscitare col Ki? Nulla, infatti ormai non si usano manco più per resuscitare la gente. Ho capito, però dico, in un'ottica dragonbollesca, se poi sostituisci il Ki, che è una cosa che si ha, che hanno tutti. Grande Oliverone! Per poter fare... Wow, Oliver, ciao! Ogni volta che vengo in Toscana, ti becco male. Ciao, Oliver. Allora posso spezzare una lancia a favore di Dragon Ball Evolution? Ma al massimo uno stuzzicadente ti faccio spezzare. Un piccolo stuzzicadente. Un piccolo così, piccolo così. Posso dire che questo film ha un coraggio da leone perché... Confondi il coraggio con la stupidità. Pur non sapendo niente di Dragon Ball, fanno uscire questo film. Ma la cosa più interessante, secondo me, è che questo film trova una sua identità grafica. Cioè, il film non è con una roba di cosplayer. Io guarda, non so. Dici che almeno non sembra. Capito che non è una roba da cosplayer loro così. Cioè, un costume design. Allora, ha un costume design suo e basta. Cioè, posso dire. Basta, sì, non c'è altro. No, fermi. Il cast del film è il cast di Shameless. Sì. Infatti, questo film è senza vergogna. Ah, è il cast di Shameless, effettivamente. ok. No, tra l'altro, questo film è il cast di Shameless. Sono stati scelti durante la realizzazione di questo film. Quindi, li hanno presi. Grazie a Dragon Ball Evolution esiste anche il Shameless americano. Ah, beh, non sei contento. Shameless c'ha delle bellissime scene. Le prime sei stagioni è una delle scene. Amy Rossum, top chiavatore. Vabbè, non avrei detto questo, però sicuramente. Ma ti vuoi chiamare Justin Chatwin? Mettilo in no, dai. Quella che fa. Mai. No, quella che fa mai. Basta. Ma pure quella che fa Cici. Corretta analisi, per forza. Le due asiatiche, per me, top quality. Mettila in D, vai. Basta. Allora, special TV di Dragon Ball GT. Io non l'ho mai visto. Ah, no, vabbè, non ti sei perso niente. Non . Posso parlarne. Vabbè, è la storia di Goku Junior nel futuro, 100 anni dopo Dragon Ball GT. Che, ah no, aspetta, che deve sì. Salvare nonna Pan perché finisce all'ospedale. Non avevo capito che fosse quello. Certo, quello che finisce con lo scontro tra Baby Goku e Baby Vegeta. Che non sanno manco chi sono l'uno con l'altro. No, non ancora. Quello succede nell'ultimo episodio di Dragon Ball GT. È vero. Ah, allora è quella dove devono andare a pigliare nonna Pan con l'elicottero. Ci sta l'amico di Baby Goku, quello cicciottello. Sì, quello cicciottello che lo poi in realtà è il bullo. È il bullo, però poi diventano amici. Diventano amici perché lo picchia. Perché lo picchia, sì. Chiaramente. E lui vive questa avventura. Un messaggio degli anni 90. Da picchia il tuo bullo per diventare amico. Ancora oggi. Ah, beh, Karate Kid funzionava così. Esatto. Ancora oggi è così. Sì, ci sta il cinghialone, loro combattono con questo cinghiale, eccetera. Sì. Goku deve trovare la sfera, poi ne trova una sola, voleva trovare tutte le sfere, ma ne trova tipo una sola e appare lo spirito di Goku. Di Goku, sì, me la ricordo quella scena, mamma mia. E gli spiega delle cose, dice tu sei stato bravo, non ti preoccupare. E poi appare nonna Panne, dice no, mo sto bene, non è successo niente. L'età. Quindi questa avventura è stata inutile. Esatto, questa avventura è servita solo come progetto così. Formativo. Sì, sì, perché poi alla fine lui diventa Super Saiyan. Bravo. Comunque non serve a niente. È inconcludente. Special TV orribilante, un po' come tutta la serie. Mettilo in C, dai. In C. Sì, perché c'è la scena di Son Goku che parla a lui che è carino. Ma più che altro sono belli tre mostri che sono molto saiyukiani. Io mi ricordo solo il cinghialone con la scimitarra. Sì, sono, allora, sono proprio folklore cinese a tutta forza. Mamba che si trasforma e combatte con i capelli. Poi c'è quello là. Quello che sembra un vampiro, che sembra un no, c'è mistero. Quello là tipo ameba di ameba ranocchio. Ah, già. E poi c'è quello che vola. È tipo un gallo. Ah, ok, un gallo. E poi il mostro finale che è il cinghialone, il classico mostro grosso. Chi cazzo? Dai, vabbè, avventura basic alla fine. Che è quello che rivedremo adesso con ora, nella serie nuova. Ora parliamo di cose serie. Ok, ragazzi. Qua è
Allora, un film molto divisivo questo. Allora, io penso che qua tutti e tre siamo d'accordo e vanno in S questi entrambi film. Entrambi in S. Sono d'accordissimo. Per motivi tutti diversi da esattamente. Quali sono i tuoi motivi per Dragon Ball Super Broly? Allora, per Dragon Ball Super Broly è bello perché... Le tette di Cilai, il culo di Cilai, Cilai che si siede, Cilai che si alza. Allora, questi sono i tuoi motivi. I miei motivi. Cilai che prende le sfere, Cilai che corre con le sfere in mano, Cilai che si nasconde le cose nelle tette, Cilai che guarda le cose dall'alto e l'inquadratura stranamente dietro le spalle di Cilai per vedere il culo. Tutto questo per me è meraviglioso. Ok. No, vabbè, allora ragazzi, colonna sonora da proprio wrestling totale. Blizzard. No, ma manco Blizzard. Per me la musica Broly, di quando combatto Go Broly. Gogeta. Gogeta. Cioè, per me quello è già una figata incredibile. La battaglia. Vogliamo parlare della battaglia di quando loro arrivano sulla Terra, Goku e Vegeta combattono contro Broly sulla neve. Fra, è spettacolare. Il Vegeta di questo film è forse il più bel Vegeta. La furbizia di questo film, sai qual è stata? Che sanno che alla gente piace vedere Vegeta vincere e non perdere. Perché se Vegeta perde noi ci incazziamo. Allora Vegeta non perde mai. Non in questo perde, film. Si toglie di mezzo. Si sposta. Si danno il cambio. Esatto, si dà il cambio con Goku. E che cosa ci piace vedere invece di Goku? Che lui ogni volta piglia le mazzate, però si rialza, è sempre più forte. Allora questo film è furbissimo. Sì. Fa proprio quello che deve fare un film di Dragon Ball. Non scontenta nessuno, ma non è troppo accondiscendente. No, ma poi la backstory poi di quante Broly... mazzate si chiamano in questo film? Vabbè, non sono tantissime. L'80% insomma, cioè l'80% del film lo fanno mazzate. Combattimento con Vegeta, poi con Goku, poi succede che la gang con Freezer, bellissimo, che lo picchia per un'ora per mentre, un'ora loro, mentre loro provano a fondersi. Bellissimo, però poi è arriva esistito un'ora. Poi arriva la fusione, lo picchia in forma normale, lo picchia in forma Super Saiyan e lo detona in forma blu. Mamma mia. No, comunque il film è bellissimo. Allora, posso dire che c'è un piccolo problema in questo film, che è tutto assurdo. Cioè, lo stile non torna mai per tutta la durata del film, c'è una parte dove Broly è disegnato che sembra Mark Landers, mica una sola. Quello è distruttivo per il film, veramente lo fa calare parecchio. L'inizio, allora, il primissimo scontro tra Goku e Vegeta, quando stanno al mare, che si stanno allenando, loro sono disegnati con uno stile morbidissimo. Sì. Quando poi combattono contro Broly sono completamente diversi, sembrano due personaggi diversi. Sì, no, assolutamente vero. Però nonostante questo, il film è fortunato perché funziona lo stesso. Sì. Ma questa è solo fortuna, perché non c'è stato il minimo pensiero o ragionamento dietro. Vero. Cioè è un film che si vede aver sofferto tanto la produzione, perché è un film che a cui ci hanno lavorato durante la parte finale di Dragon Ball Super. Sì. Mentre facevano il torneo del potere lavoravano a Super Broly. Infatti tante cose che poi accadono in Super non vengono raccontate bene, perché chiaramente loro non sapevano quando avrebbero finito questo film. Sì, chiaro. E quindi raccontano tutta un'altra cosa. Cioè, ci sono degli hint dal torneo del potere, ma inizia e finisce lì. Questo film per me ha salvato il brand. Secondo me Dragon Ball Super ha salvato il brand, non Broly. Particolarmente però Dragon Ball Super film... anzi, posso dire una cosa, l'Ultra Instinto ha salvato tutto il brand. Però, per come la vedo io, questo film ha salvato il brand. Ultra Instinto, che non c'è in questo film, proprio perché doveva dare climax al torneo del veramente potere. Veramente non si sapeva poi che cosa avrebbero combinato. Sì, quindi hanno detto vabbè, facciamo così, facciamogli fare quello che fa Toyotaro, non conta niente. Comunque questo film è bellissimo, la storia di questo Broly mi piace da morire, il rapporto con Cilai, il cuoco che lavorava nell'esercito di Freezer, il fatto dei Freezer che vuole desiderare di aumentare la sua statura di 5 cm così la gente non si rende conto, super Toriyama, non si rende conto che è diventato alto di botto, cresco un po' alla volta. Il parallelismo con Bulma che invece chiede di invecchiare solo di 5 anni alla volta così la gente non se ne accorge, il fatto che poi i due personaggi più merda di tutto Dragon Ball, ovvero Bulma e Freezer, sono così simili. Sono due figli ridere. Di puttana alla stessa maniera, fa riderissimo. Poi vabbè, c'è Blizzard in coda al film, che veramente io penso che un bel pezzo, è veramente bellissima canzone, fortissimo. E poi mi piace anche il finale con Goku che va a trovare Broly e fa: tu sei proprio forte, ma rotto culo, tu sei un grande, così proprio gli dice sì, così. Nella versione non censurata, e poi gli dice puoi chiamarmi Kakarot.
Boom. Posso dire una cosa? Che questa è una pubblicità al videogioco. Non è il parallelismo col fatto che pubblicità Kakarot che sarebbe uscito l'anno dopo. Quando il Broly originale diceva pensava a Kakarot, si incazzava. Sì, esatto. Invece questo qua, quando pensa a Kakarot, pensa a Goku. È un amico. Posso dire che mi fa proprio cacare questa cosa, perché la caratterizzazione di Goku è che lui sono cresciuto sulla Terra. Io non sono Kakarot, sono Son Goku per 30 anni della sua vita. Però, e poi però, ma per te sarò Kakarot, perché tanto già lo sono per Vegeta. Però sai, cioè, il fatto che giustamente Broly nella sua vita l'unica cosa che è arrivata a conoscere erano i Saiyan e basta, perché il padre gli ha insegnato quello. È come se lui volesse dare un senso di familiarità a Broly, che è una persona che è spaesata nel mondo, perché l'unica cosa che ha fatto è vivere in un pianeta di mostri. Fra, quello si mangiava la merda gialla che stava negli insettoni, me lo ricordo. Che schifo. Me lo ricordo bene. Che schifo. Che loro se lo provano a mangiare e fanno, ma come fate a nutrirti di questa roba? È bellissimo, ma quando beve l'acqua per la prima volta dice quanto è buona. Quanto è buona l'acqua. Solo acqua. Sì, esatto. A me piace il fatto che lui è super ingenuo e non sa nemmeno non si esprime nemmeno bene. Parla come un bambino moderno, sostanzialmente. Sì, è un Tarzan moderno. C'è quella scena stupenda di quando Cila gli fa l'ok e lui fa tipo così per fare ok, non lo sa fare. Come si fa ok, non lo sa fare così. Il fatto che lui sia questo bambinone in divenire che deve scoprire le cose e come nella versione di Z è comandato dal padre che gioca con le sue emozioni. Bellissima la scena in cui Freezer fa Madonna mia. Ma secondo te se tu morissi ma Broly esatto fa no vabbè probabilmente si incalza. Ah ok. Ah vabbè, hanno ucciso tuo padre. Sì, Freezer best attore in quel momento. Broly-san, un colpo di Goku ha colpito tuo padre. Un colpo di Goku. Ma sta combattendo con te, non lo vedi? Fra l'altro lui è proprio un cretino. È terribile. Però vedi, questo ti fa vedere l'ingenuità di Broly, sì, certo. Che proprio non capisce queste dinamiche, vede soltanto il padre, che è l'unica figura vicina che ha avuto finora, pure se era una merda. Sì, no, sta male lo stesso. Abusava di lui. Come vabbè, abusava di lui? No, ma secondo me in quel momento quando Freezer fa tutti quegli anni sempre abusava di ma no, ci stavano gli animali, ci stavano i cani verdi. Cioè, come mai lo ama così tanto? Lasciando queste cose. Comunque secondo me sai cosa dove succede quando Freezer faceva Broly-san hanno ucciso tuo padre e quello faceva ma chi? Paragras. Mi dispiace. Posso dire che questo film è incredibilmente giapponese, perché ha una cosa che il cinema giapponese racconta sempre che altro cinema non riesce a fare: la vicinanza del bambino col mostro. Certo, Broly da bambino che ha come amico questo cane gigantesco, che è una creatura orribile. Bellissimo, perché è una creatura che si nutre di queste zecche, sostanzialmente mostruoso, cattivo. Ma poi è un cane tipo verme. Sì, è un cane verme gigante, cioè strano. E lui c'ha questa vicinanza con il mostro. E invece l'adulto da fa sempre figli di puttana e fa no, non ti devi avvicinare al mostro perché è un mostro d'aspetto, quindi è un mostro pure arin. Esatto, non capendo che in realtà il mostro è più buono di quanto sembra. È lui il vero mostro. È lui il vero mostro che fa male a Baa, che poi, il cane. No, che poi uccide pure il Saiyan che l'ha portato su quel pianeta, perché si dice no, basta, puoi morire perché non possiamo sfamare pure a te, che rombo cazzo. Esatto, esattamente, veramente orripilante. Comunque film meraviglioso, ma mai bello quanto Super Hero. Vabbè, ancora ci dobbiamo arrivare. E quindi Broly, ma io lo metterei in S, dai. Ah, S. Assolutamente sì. Anche con tutti i difetti che ha, che sono anche tanti, solo perché l'abbiamo visto 11 volte. Esatto. Vabbè, quante volte immagino mettiamo Blizzard No, tutti i giorni, almeno una volta al giorno ascoltiamo Blizzard. Ma sì, io guardo spesso anche la battaglia di Vegeta, pure solo quello che è divertentissima. E poi Super Saiyan God base in questo film è spettacolare, molto più bello che in Z nella risoluzione di F. E soprattutto anche Vegeta diventa anche God. Anche Vegeta, che è la prima volta che si vede in forma in Super Saiyan. Che bella, con bella scena. Begli effetti, bella scena. Bella transizione. Ma pure la scena che diventa Super Saiyan che passa con i capelli verdi. Perché Goku poi da gialli li fa diventare bianchi, poi diventano rossi, poi diventa blu. Quando diventa blu per un piccolo secondo sembra anche ultra estinto lui. Sì. Bello. Sì, è pieno di queste cose sono fatte con cognizione di causa.
Super Hero. Per me Gamma, migliori personaggi. Gamma sono bellissimo. Cioè sono ai livelli di Beerus e Whis per questo film. Sì, sì. Peccato che poi si riducono a un solo Gamma. Sì. Comunque, tra l'altro, bellissima la scena di Seiji Ujiri Gamma 2. Gamma 2. Vero, questo film riassume in sé tutta l'essenza di Dragon. Questo film è Dragon. Questo film è anche tanto Avengers, però. È molto Avengers per tanti versi. Loro sono... Si chiama Super Hero, comunque sì, loro sono supereroi. Certo. Sono supereroi diversi, loro credono di star facendo del bene quando in realtà non è così. Gohan è il vero supereroe in questa storia, gli fa comprendere l'errore. Il vero supereroe è Gamma 2. Gamma 2 che si sacrifica e poi quando muore, muore come in Avengers, quando diventano tutti polvere così. Perché si consuma. Cioè, posso dire un po' troppo di didascalia, quella c'è copiata dagli Avengers. Cioè, che potenza, cioè lui che... No, è bellissimo, lui, altro che potenza, è stupenda, lì, però... Lì è come Shitano Joe. Lui diventa solo cenere bianca. Se deve morire, deve dare tutto se stesso, vuole lasciare solo cenere. Lui ha dato tutto se stesso per fermare Sid Max, perché lui è un vero eroe. Dopo è rimasta solo polvere, Dottor Stark. Nasceremo insieme, dalla cenere. Wow, non fallire, Ciccio Gamer. Allora, parliamo di... Boh, non lo so, non so che problemi veri abbia. Allora, questo film forse in realtà... lo stile. Come probabilmente lo stile non è ancora perfetto. Non è e perfetto. Si vede che alcune parti sono state realizzate troppo prima. Però... E non sono proprio coerenti con il resto del film. Sia questo film che Slam Dunk sono due mine assurde. Cioè sì. Lo stile funziona. Anche io all'inizio ero molto incattivito dai primi trailer. Che voglio, i primi trailer erano una merda. Bruttissimi. Erano una merda. Io avevo ragione di incazzarmi perché erano proprio brutti come il culo. Ma infatti la Toei dovrebbe smettere di far uscire i trailer prima, perché poi i film quando escono sono bellissimi. No, fra, ma poi... la gente si ricrede. Ragazzi... E Super Hero ha incassato più di Broly. Sì. Super Hero ha fatto più soldi di Broly. La gente non lo dice questo perché non gli fa comodo dirlo. Che com'è possibile che questo film in CGI che a me non mi piace ha fatto più soldi di Broly? Perché sarà che è più bello? Fra, ma poi non abbiamo citato i primi minuti di Super Hero, che è il riassunto di Goku e la sua avventura col fiocco rosso. Con Chikashi Kubota che disegna tutto. Madonna, 2D, spettacolare. Ma io ogni volta che quando uscirono in anteprima su YouTube quel minuto, ho detto: ma perché cazzo non è questo Dragon Ball al giorno d'oggi? Perché ci vanno troppi soldi? Questa è la risposta. Sì, allora per animare in quel modo là ci vogliono veramente troppi soldi, che chiaramente Dragon Ball, essendo un prodotto per la massa, non si può permettere perché non è una cosa... Mi sembra un po' denigratorio dirlo, però capitemi, contestualizzate bene le mie parole. Dragon Ball non è solo arte, è anche marketing. Quindi, cioè, se fosse solo arte, loro spenderebbero tutti i soldi in una cosa sola che fallirebbe subito. Perché così funziona. Ma a noi piacerebbe tantissimo. Che a noi piacerebbe tantissimo. Che nessuno comprerebbe perché è arte. Diciamo che noi da solo non possiamo sovvenzionare l'intero brand. Quindi è un problema. Quindi devono fare il marketing. E questo film è proprio marketing. Questo è tutto marketing per l'estero, palese. Perché togli Goku e Vegeta, che sono le cose che tutti vogliono vedere, e tu li togli e mi metti Gohan e Piccolo. Però in America vogliono vedere Gohan e Piccolo. In America. In America. In Europa pure piace Gohan. Dire. Cioè, tu potevi fare tranquillamente il film solo su di loro senza proprio metterli Goku e Vegeta, ma li hanno comunque dovuti mettere per portare la gente. Sì, perché altrimenti la gente comunque non ci andava al cinema. Sì, nelle cartoline promozionali, nel poster ci sono anche loro. Sì, vero. Hanno dato fin troppo. Cioè, veramente non hanno... Il marketing iniziale c'erano un sacco di persone che dice mai questa gente. Ma guarda che il primo trailer di Super Hero era Goku. Cioè, poi Goku nel film non fa assolutamente niente. No, comunque mi avete fatto venire in mente parlando delle scene di Goku e Vegeta, la scena dove Vegeta parla di Jiren e Giren che flexa nel background. Bellissima cazzo, troppo, cioè, quella è l'essenza di Jiren. Forse in Super è diventato un po' troppo cattivo Jiren, secondo me, come Toriyama Toriyama l'aveva pensato tipo questo è proprio un fissato scemo con la giustizia, sì. Capito, un cretino. Sì. È un fissato, invece Toei un fissato l'ha scelta. Fatto serissimo, con un passato tristissimo. Mi hanno trucidato il pianeta, la famiglia, la mamma, mi hanno trapanato il background di un cattivo, non di un eroe. Sì, bravo, capisci? Che cazzo fai? Terribile. Ma poi povero Jiren. Sì, come faceva a non essere incazzato con la vita? Per forza doveva essere arrabbiato. Vabbè, comunque posso dire che uno dei momenti più belli è Piccolo
che va, guardate quanto è sottile questo film nei dettagli, Piccolo che va alla finestra e come chiama Gohan facendo così sulla finestra, e quello è il suo modo di chiamarlo, è Gohan che sta studiando queste formiche che diventano Super Saiyan, che diventano dorate, diventano più forti, lui dice guarda è come Super Saiyan, sto facendo delle studi, dice ma che non fa, ma che studi a fare, sì, ma che cazzo studi, ma pensa a figli dove è Piccolo che è diventato il babysitter, Pan che corre come Arale, Pan che corre come Arale, pieno di dettagli questo film, il gamma che giustificano il fatto che quando combattono escono le onomatopee, dicono c'hanno il proiettore dietro, ma come c'hanno il proiettore, anche se è bello, il gamma simpaticissimi, Carmine pure simpaticissimo, Magenta un bel personaggio, perché poi il dottor Edo, ragazzi, il dottor Edo è proprio il dottor Edo, è il fan di Dragon Ball, è un pezzo di pane, il dottor Edo è il fan di Dragon Ball che vive questa avventura insieme a loro, è una cosa incredibile, veramente bello. Cell Max mi piace l'idea, non mi piace la realizzazione perché hanno usato la forma che più odio di Cell, è quella che piace di più a Toriyama, perché Toriyama come al solito è un genio ma è strunz, un po' così. Però il film è meraviglioso, poi c'è di nuovo la componente kaiju come nel film col mostro gigante che va sconfitto, poi avrei preferito vederlo distruggere più cose effettivamente, sì, ma poi io okay. Ma quindi adesso lo vediamo? No, purtroppo domani devo lavorare, quindi adesso mi sa che non va, che può fare, ma quindi adesso lo vediamo, che forza. Parte adesso, tra poco. C'è il Blu-ray, lo metto, finisce la live. Amo alla follia Orange Piccolo, però odio con tutto me stesso il fatto che il simbolo gli esca sulla tunica e non sulla schiena. Che cazzo serve quel simbolo allora? Perché gli spunta sulla maglia? No, ma esattamente perché... come cambiano i vestiti di Super Saiyan 4, no, eccetera, ma perché eccetera. Quello gli appare sulla scena, ma è così luminoso che si illumina sulla casacca. Ma quando perde i vestiti non c'era più sulla schiena. Perché l'ha spento. Capito. Mamma mia. E fra l'altro quando si trasforma gli cambia pure i colori della fascia. Tu come hai detto prima è l'aura luminosa. È l'aura luminosa che trasforma tutte le cose intorno comunque a lui. Comunque io ho amato il fatto che in questo film Piccolo torni ad essere un personaggio fondamentale. Vero. Ho amato il fatto che Goku e Vegeta sono stati messi da parte e fanno vedere che c'è con loro c'è Broly, poi c'è la gag di Beerus che si innamora di Cilai, bellissima veramente, perché Beerus è un personaggio, Beerus mio fratello, Beerus è un personaggio molto comico già solo a partire dalle fattezze, questo posto che nella sua persona, che lui è così comico, così buffo, però è il dio della distruzione, veramente quando lo usano in modo intelligente è bello. Per cazzo, questo è Dragon Ball, troppo bello, cazzo. Vero. Non so se c'è qualcosa di brutto in questo film. Forse solo che c'è Gohan un protagonista, io non apprezzo particolarmente Gohan. E questo è grave. E questo è gravissimo. Io sono un grandissimo fan di Piccolo, quindi questo film è stato fatto per hype. Infatti io sono contentissimo perché c'è Piccolo. Vero. Però non c'è Piccolo senza Gohan. Questo ad oggi è così. Ha ragione. Il legame è così forte tra di loro. Per come la vedo io... Che è giusto che se si è bustato Piccolo si doveva bustare. Per come la vedo io hai ragione, perché il momento più alto di Piccolo è il sacrificio con Nappa, quando si sacrifica per salvare Gohan. Quello è probabilmente il miglior momento di Piccolo, e quindi giustamente muore per salvare Gohan, e quindi i due devono esistere. Certo, restano sempre legati dopo quel gesto, quindi è normale, ci sta. Che poi alla fine se ci pensiamo, Piccolo e Gohan sono quasi coetanei. Sì, praticamente. Piccolo è un po' più grande. Piccolo 3 anni in più, cioè. È leggermente più grande, ma alla fine sono quasi coetanei. Però... Sono due bambini. Sono fratelli quasi, nel rapporto paterno che c'è nella figura di Piccolo, perché lui è più grande fisicamente, e anche perché gli alieni poi... Però noi sappiamo che essendo un alieno, la sua età ha una valenza diversa. Potrebbe essere tipo l'età dei cani, secondo me. Capì, però per me ha senso. È come l'età dei cani. Perché Piccolo. Scusa, Goku quanti anni c'ha quando va al torneo? C'ha 19 anni. 19 è anni. Piccolo, sì. In 3 anni, se avesse l'età dei cani, 7 dovrebbe avere 19 anni. Quindi è pure più anziano. 7-21, ci troviamo. Va bene. No, comunque veramente film meraviglioso. Io ci sono rimasto malissimo per Gamma 2 in sala, perché veramente spiazzante. Sono personaggi facili, li creano apposta perché tu li ami, però funzionano benissimo. Poi questo design così semplice,
qualcuno direbbe dei... anonimo, invece no, no perché no. Nella loro semplicità, nei loro colori così, sono così impattanti, poi loro sono bellissimi. Beh, veramente io li amo. Quanto sono belli e complementari con il rosso e il blu. Li amo, sono degli Ultraman moderni come li farebbe Toriyama. Poi hanno questo design retro con le pistole che sì, sparano i raggi. Bellissimi. Divertentissimi. E poi hanno un'energia infinita in tutti i sensi. Cioè loro sono energici in tutto il film. Sì. Tu li vedi che fanno delle cose. Sì. Cioè anche quando loro non sono il centro della scena, li vedi sullo sfondo che Gamma 2 prende in giro Gamma 1, sì, fa delle cose, sì. Gamma 1 lo riprende, dice non devi fare così, devi essere serio. Devi essere serio perché sì, tu sei una figura. Sei una figura istituzionale, importante. Sei... No, ma poi tutte le scene slice of life di Piccolo che va a prendere panna all'asilo. Divertentissimo. Io sono il signor Piccolo, comincia a fare. Sì. Poi quando la vanno a rapire panna, quello fa, la maestra fa no, ma tu non puoi andare col signore. Quello fa no, lo conosco. No, no, lo conosco. Si sta nascondendo. Sì, sì, troppo sì. Bello. Panna che fa finta di essere in pericolo perché... Perché vuole vedere curiosa, il dice, padre forte. Ma io so forte perché sono una bambina, ma allora è mio padre, ma quanto cazzo è forte? Sì, dai, sì, esatto, perché lei, un po' come Gohan è cresciuto con quelle storie dove gli dicevano tuo padre ha combattuto padre. Contro Piccolo. E lui diceva, però papà diceva pure che Piccolo è diverso dal Piccolo del passato e voglio scoprire. Lei è cresciuta nel fatto, Gohan, sai, il guerriero più forte di tutti, bla bla bla. E quindi è chiaro che sia curiosa e voglia vedere delle cose. Ma è normale, fra, cioè, il fatto è che questo film si basa su tutte cose possibili e reali. Quando le premesse di un film sono intelligenti, il film funziona. Ma poi pure dove ci sono... Dove stavano delle falle le hanno toppate. Tipo sì, il fatto che loro esprimono il desiderio per far diventare Piccolo più forte. E poi dice: ma non potevamo esprimere il desiderio per far amico per Vegeta. Se non ci siamo scordati. Troppo bello. Invece di allungare le ciglia a Bulma. Troppo bello. No, però è intelligente questo film, ma poi pure il ritorno del fiocco rosso è usato in modo intelligente, non è buttato a caso. Poi io ripeto, la scena più divertente di tutto il film è quando Piccolo si deve intrufolare là dentro e sta là e fa: ma perché sei tutto verde? Non ti senti male? Sì, mi sono cagato addosso. Sì, sto male, fa male la pancia. Fa male la pancia, è troppo verde. Troppo divertente. Boh, è assurdo proprio. Bellissimo, però. Vorrei che tutti i film di Dragon Ball fossero così. Però aspetto. E se non arriva mi incazzo. Il film con protagonista Goten e Trunks. I modelli già ce li hanno. Sai che io... Allora, non succederà. Io voglio Gotenks adolescente. Non succederà. No, Gotenks adolescente non lo vedremo. Manga è andata malissimo quando sono usciti Goten e Trunks. Non sbaglio. Personaggi più belli di Dragon Ball. Sì. Calato. Se è calato il manga, e comunque era l'unica cosa che stava tenendo un pochino l'attenzione. No, vabbè, ma come li fanno loro, sinceramente, non c'hanno valore. Cioè, Però è tornato Freezer, è tornato Cell, e ora devono fare qualcosa con Buu. O qualcosa di simile, buesco. Serve un po' di spazio pure a Goten e Trunks. Non possono restare gli unici personaggi senza scopo, senza senso. Anche perché comunque in questo film li mostrano, te li fanno vedere che sono cresciuti tutto in un botto, come fanno i Saiyan, come ha fatto anche Goku. Sì, ti ma... spiegano, cioè, te li... Ma sono usati soltanto come fatto... comic relief. Però il fatto che te li presentino e ti contestualizzino il fatto che ora sono grandi mi fa pensare che abbiano dei piani per loro. No, invece a me mi fa pensare che li usano soltanto per fare scene comiche. No, dai, che cazzo. Andiamo, cioè, poi succede. Il fatto è che alla fine si trasforma pure nel film, però siccome non lo fanno da tanto tempo, questo potrebbe dare la scintilla, capito? Il fatto, siamo stati inutili in quel contesto, dovremmo essere la versione migliore di noi stessi. Per me secondo me ci stai leggendo troppo. No, non è che non sto dicendo fatto questo, solo per far ridere, perché servono degli scemi nel film che non possono essere Gohan e Piccolo. C'era già Krillin che faceva le gag del tipo mi cago addosso, c'era io Piccolo che faceva io sono verde perché non sto bene con la pancia. Servivano altri comici in quel momento. Poi del film in cui c'è Cell Max che sta facendo la distruzione totale tombale. Ma Dragon Ball serve. Non lo so, io ho bisogno di qualcosa. Io ho bisogno che abbiano una loro dignità, perché Goten e Trunks sono i personaggi meno usati del brand. Ho bisogno che... Ma sono i meno usati perché non sanno che farci. Ma appunto, sarebbe proprio arrivato il momento che li usano in modo intelligente. Vabbè, ma tanto non andranno mai avanti quello che succede nel manga, quindi non succederà mai. Io almeno la penso così. Si fermeranno qui. Questo hanno fatto. Stop. Ci hanno dato? Sì. Anzi, guarda, prima dell'annuncio della webserie ho pensato... Domani mi devo svegliare alle 8. Stop.
prima dell'annuncio della web serie ho pensato magari un altro film con Majin Buu cattivo si potrebbe fare, ma con l'annuncio della web serie ho pensato è finito Dragon Ball, web serie sarà l'ultima cosa che fanno, basta. Beh, comunque tirando le somme sulla tier list la vedo molto equilibrata, abbiamo dei prodotti piuttosto onesta, dai, abbiamo dei prodotti discontinui però distribuiti bene nella loro qualità. Allora, i film e gli special che idealmente noi consiglieremo assolutamente di vedere, che sono quelli in S, sì, sono sei prodotti che raccontano cose tutte diverse tra loro, sì, e che si sconfessano a vicenda. Sì, è vero. Quindi bisogna contestualizzare bene. E anzi, io farei di questi sei gli unici che consiglieremo veramente da questi sei. Io so tre. No, però non è vero. Per me sono tutti sei da vedere, perché sono oggettivamente i primi due, tutti, i più belli di Z. I quelli al centro sono i speciali belli da vedere, perché si... Si mescolano pure bene con la serie. E poi quelli di... Allora, per me gli imperdibili dell'arco sono... di Super sono tutti e due belli per motivi diversi. Per me gli imperdibili sono i due di Super, perché sono anche canonici, quindi tu hai bisogno di questi prodotti per avere la conoscenza totale di Dragon Ball. E poi il film di Janimba, perché abbiamo il character design migliore di Toriyama e abbiamo la massima espressione dell'animazione di quel periodo di Z. Io se dovessi sceglierne tre, una top 3 di quei tre, uno solo Super Hero, anch'io Super Hero, io amo troppo quel film, uno solo dico Super Hero, sì. Super Hero che batte Janemba, Tapion, sì. Diciamo che batte Janemba per questione di canonicità, perché ripeto, Super Hero ti serve per sapere, per conoscere effettivamente Dragon Ball totalmente. Nessuno dei primi quattro ha niente a che fare col manga o con l'idea di Toriyama. Nessuno ha a che fare con Toriyama, diciamo. Nessuno dei primi quattro. No, assolutamente. Quindi, cioè, se proprio vogliamo parlare di purezza delle idee, di canonicità, di cose legate al manga o che vengono dalla testa di Toriyama, solo gli ultimi Io due. Se devo scegliere uno, dopo che ho detto espressamente Super Hero incarna l'idea di Dragon Ball, come non posso dire che il film da consigliare, cioè il prodotto che consiglio assolutamente è Super Hero. Sì. Sarei incoerente, sì. Infatti dico... Però, cioè, al tempo stesso capisco che guardare Super Hero come unica cosa è fuorviante, perché Gohan e Piccolo non sono gli eroi della storia. Però... Goku e Vegeta sono gli eroi della storia al momento. Al momento, sì. Prima non era solo Goku, ora sono Goku e Vegeta, che camminano di pari passo in questo percorso che li sta portando non si sa dove, da nessuna parte. No, infatti, praticamente non c'è una fine questa cosa che è iniziata, però sì, esatto. Facciamo finta che non sia così e andiamo avanti. Esatto. È un continuo divenire, che poi in realtà è la forza di Dragon Ball. Come infatti ci tenevo a sottolineare ancora una volta nel grande... confronto tra il Super Saiyan e il Gear 5. Il Gear 5 è la fine di qualcosa, il Super Saiyan è l'inizio di qualcosa, ed è l'inizio di una cosa che ancora non è finita dopo 40 anni. Tutte quelle cazzate di Dragon Ball deve finire con Vegeta, cazzate, Dragon Ball deve finire con Freezer, cazzate, sì, alla sì, fine sì. No, la gente non capisce che in Giappone funziona tutto completamente diverso. Finché la serie vende, l'editor esatto. ti dice disegno, fai, muoviti. Arriverà un momento dove anche Dragon Ball Super si dirà ok, ragazzi, è finita. E secondo me sta per succedere proprio presto. Non si hanno notizie dal 2018, cioè no, veramente ormai. No, che l'anime non continui, se è palese, era ovvio, perché nei loro piani non c'è nulla alla fine. Una cosa, l'anime di Dragon Ball Super non ha portato grandi risultati in quanto anime. Sì. Cioè, collateralmente ha fatto diventare l'IP di Dragon Ball la più venduta di Bandai, di nuovo dopo 19 anni. Perché le statuette, i personaggi, il manga, Dokkan, sì, qualsiasi cosa intorno è andato bene. L'anime non tantissimo. No, infatti. E quindi l'anime è stato accantonato per dare spazio a progetti meno costosi. Perché questo Super Hero è meno costoso di disegnare ogni volta. Episodi che sono pure una merda, è normale che dopo un po'. Vabbè, non penso fosse solo. Vabbè, la fine del torneo del potere mica è una merda. Voglio dire. Prima di arrivarci alla fine del torneo del potere. Abbiamo sofferto molto. Allora, chi difende la saga del torneo del potere secondo me è un pazzo. Cioè, chi difende la saga del torneo del potere secondo me è un pazzo, perché è bella alla fine, non è bella la saga. È matto questo. Fra la saga del torneo del potere è una noia non mortale, ti trascini fino allo scontro finale con Jiren. Ed è una testata. Fra, chi vuoi da torto? Sì. Lo scontro con Olibu.
fra, ok, c'è qualche momento interessante. 100 puntate quasi inutili, se ne servono una ventina. No, mi sono divertito. Sì, se ne servono una ventina. No, mi sono allargato. Mi sono divertito tutto. Vabbè. Cioè, molte sono estremamente ripetitive, sempre le stesse animazioni. E la Toei lavora così. Il dottor Rota, te lo ricordi il dottor? Qual è il potere del dottor Rota? La magia. Che magia è? Ti spingo. Che cacchio di potere è questo? Sei stupido. Ancora non si sa. Non si sa che potere. Non nessuno lo sa che potere c'è il dottor Rota. Spreco fare un fottutissimo donna del potere con tutti gli universi e sprecare così gli angeli e le divinità dei vari universi. Che stanno là come comparse. Sono un po' troppo gimmick. C'è solo Ciampa che conosciamo perché c'è stata la scaramuccia con Bills. Che tra l'altro, se so, fra. Perché sono delle istruzioni di universi diversi? Vabbè, perché allora all'inizio. Che sono gli universi gemelli 6 e 7. Ho capito. Però, no, il fatto, sai qual è? Aspetta. Perché all'inizio non ne dovevano esistere. All'inizio gli universi sono pensati che sono gemelli 2 a 2 a coppie. Sì. Però poi questa cosa non torna più. No, infatti, perché... Non torna assolutamente. Infatti all'inizio, quando sono apparsi tutti gli dei della distruzione che erano coperti... Cercavi... No, io sai, ho pensato... Ma sai che forse sono tipo tutti gatti? Tutti gatti diversi, come Nego Magin. Sarebbe stato figo, io mi aspettavo quello, infatti. E invece no. No, ma poi... invece no. Bellissimo che in Dragon Ball Super, mi ricordo le puntate in cui si vedeva Jiren in penombra e poi diventa Toppo. Sì, sì, cioè, queste cazzate assurde. Sì, sì, sì. Ah, che sono un cappuccio, che è a Jiren punto, e poi dopo, no, dai. Nei baffi, sì, sì, sì. Completamente a dal casa. Nulla, dal nulla. Mamma mia, che roba. Quanto allora, era. Sì, allora, queste cose qua fanno capire che non c'è mai stato un piano vero e proprio. Ed è il gran peccato. Però nonostante non ci sia mai stato un piano, comunque tutto il trono del potere a me mi ha intrattenuto un botto. Mi sono divertito tantissimo. Mi dispiace soltanto che, essendo la solita produzione Toei, tante scene erano sempre riciclate. Qualche scena era riciclata pure dalla sigla. Cioè, tipo, delle scene di battaglia erano prese proprio dalla sigla. Orribilante in certi momenti. Però, ecco, se non ci fossero stati tutti quegli dei della distruzione, secondo me non avrebbe fatto lo stesso effetto di quando Goku diventa ultra istinto per la prima volta. Sì, ragazzi, ragazzi, quando tutti gli dei della distruzione vedono Goku che usa l'ultra istinto e fanno così, si alzano tutti gli dei della distruzione a prendere appunti e dire come ha fatto questa merda umana. Noi per farlo ci spremiamo il buco del culo così per diventare ultra istinto, che, e lui che poi lo fa in un attimo. È una cazzata, se poi tutti gli dei diventassero come Bill che virus che dormono 50.000 anni ogni due. E infatti sono tutti diversi, cioè... Per fortuna non è così, sono tutti diversi. Vabbè, comunque, Dragon Ball Super è stato un bellissimo momento di grande nostalgia. Il torneo del potere è solo nostalgia, funziona solo per quello. Non voglio dire che sia chissà quale grande invenzione narrativa, ma per questa bellissima nostalgia che mi ha dato, io mi sono divertito un botto. Gli scontri erano tutti divertenti e comunque ci ha regalato Super Broly e Super Hero, quindi che comunque sono ragazzi, bellissimi film. Spero che abbiate preso appunti, perché noi abbiamo appena spittato verità incontrovertibili, assolutamente incontestabili su tutto Dragon Ball. Sappiate, e chi dice il contrario è un cretino. L'opinione diversa nostra è sbagliata, perché internet funziona così. Quindi spero che voi abbiate preso appunti, perché vi abbiamo spiegato Dragon Ball. Non esiste altra interpretazione. Ho risolto Dragon Ball. Abbiamo risolto Dragon Ball. Dragon Ball al micropene.